Buon pomeriggio e benvenuti alla 18ª puntata del Punto versione web. Anche oggi appunto andiamo in diretta sui social. Questo consentirà di interagire con noi e di fare anche delle domande in diretta attraverso appunto la nostra pagina Facebook, il punto.web. La puntata andrà anche contemporaneamente in diretta su 01 TV. Ospiti di oggi saranno ospiti e tematiche di oggi saranno tante. Chiaramente si parlerà di riaperture, le riaperture che interesseranno bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri a partire dal 18. Questa notte infatti è stato approvato il decreto e quindi vedremo le novità e vedremo se si è pronti, se queste categorie sono pronte a ripartire. E poi avremo ospiti il presidente di Federfarma Catania Sicilia, Gioacchino Nicolosi, e il presidente EBAT Ciala, Giovanni Selvaggi, e ancora si parlerà di sport con Alfio Giuseppe Grasso e parleremo di TV, cinema, spettacolo con Giuseppe Patanè. Iniziamo subito con Gioacchino Nicolosi che è in collegamento con noi. Buonasera, dottor Nicolosi, e grazie di essere con noi oggi. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, iniziamo innanzitutto col dire appunto che Gioacchino Nicolosi è presidente di Federfarma Catania dal 1997 e di Federfarma Sicilia dal 2014, se non erro. Sì. Allora, e diciamo intanto cos'è Federfarma e di cosa, perché nasce e di cosa si occupa? Federfarma è il sindacato dei titolari di farmacie, cioè l'associazione che mette insieme tutte quante le farmacie in Italia. È un sindacato unitario, è un sindacato che si occupa di tutti quelli che sono gli interessi delle farmacie, sia nei rapporti della pubblica amministrazione che nei rapporti col cittadino. E quindi proprio in questo periodo siamo stati molto impegnati ad affrontare quelle che sono state le problematiche del momento. Abbiamo fatto un buon lavoro, credo, siamo stati in prima linea come medici, come tutti. In questo periodo siamo stati aperti sempre, siamo stati a disposizione della gente, anche perché c'era l'assoluto divieto di andare in ospedale, negli studi medici c'era sicuramente un filtro da passare, la farmacia è stata sempre aperta, sempre a disposizione per quelle che erano le esigenze dei cittadini, le informazioni, le attività. Abbiamo avuto un rapporto molto intenso in questo periodo, specialmente con l'ASP di riferimento e con la regione, per affrontare tutta una serie di problematiche che si sono man mano si ponevano, e credo che in Sicilia abbiamo risolto e affrontato tutte quante le problematiche con una disponibilità sicuramente molto importante da parte dell'assessorato e da parte della stessa ASP, delle varie ASP delle singole province. In tutto questo proprio per snellire tutto quello dell'apparato burocratico che nella gestione di tutta una serie di farmaci con condizioni particolari di acquisto, di prelievo da parte delle farmacie e quant'altro. Naturalmente non è stato un periodo sicuramente facile perché noi eravamo le uniche attività insieme alla grande distribuzione per quanto riguarda il discorso di alimentare aperte al pubblico, a un pubblico che comunque ha dei problemi, che ha avuto dei problemi. Quindi abbiamo dovuto mettere in atto tutta una serie di attività proprio a proteggere noi, a proteggere i cittadini, dalle mascherine, alle guanti, alla disponibilità delle dispenser con i disinfettanti, a delle schermature sui banconi e dove possibile si è lavorato anche a battenti chiusi, in modo da garantire sia il farmacista che anche il cittadino stesso. È stato un periodo sicuramente complicato, difficile, ma fa parte da noi siamo professionisti sanitari e questo è il nostro lavoro, lo abbiamo affrontato con impegno, con difficoltà, ma portando avanti quella che era la nostra professione. La nostra professione è essere a disposizione della gente, dei cittadini e di chi ne ha bisogno. Appunto, come diceva, siete stati fra coloro che appunto erano in prima linea e soprattutto nella prima fase dell'emergenza, della pandemia, quando si diceva, anche per una febbre di non andare in ospedale, ma di prendere determinati farmaci, sicuramente non sarà stato facile gestire, chiaramente gli utenti. Ma voi avete avuto da subito delle linee guida chiare per affrontare, diciamo, la fase pandemica?
Ma io le posso dire soltanto che a livello nazionale abbiamo avuto 18 colleghi deceduti e più di 1.000 colleghi contagiati in questa situazione. Le linee guida all'inizio non c'erano linee guida, le abbiamo date noi altri, quello come le dicevo prima, all'inizio, innanzitutto lavorare a battenti chiusi, in modo da cominciare ad avere un primo filtro dove questo era possibile. Inoltre, la dotazione, abbiamo lavorato fin dal primo momento con le mascherine, con i guanti. E poi successivamente, dove le farmacie hanno potuto avere e non lavorare a battenti chiusi, a battenti aperti, naturalmente rispettando gli ingressi alla farmacia in rapporto a quello che è la dimensione del locale, mettendo delle barriere in plexiglass che potessero dare questo, quindi una sorta di schermo tra noi e il cittadino, ma siamo dei professionisti sanitari e quindi dobbiamo dare quelle risposte. Specialmente in quei casi in cui il paziente non poteva andare o dal medico di base perché lo poteva magari sentire soltanto per alcune cose o in ospedale. Quindi da parte nostra la preoccupazione c'è stata e c'è tuttora. Ma io credo che tutti quanti non ci possiamo esimere da questo lavoro, lo dobbiamo continuare a fare in maniera professionale e dobbiamo far capire alla gente che lunedì, che oggi, che domani non cambiano tutte le cose. Ancora dobbiamo mettere la mascherina, dobbiamo usare i mezzi di contenimento, dobbiamo fare attenzione, perché questo è il momento più pericoloso, il momento in cui se si abbassa la guardia rischiamo di tornare come era prima. E quello sarebbe un passaggio deleterio non soltanto per noi altri, per i cittadini, ma proprio per lo Stato, per l'Italia stessa dal punto di vista economico-finanziario. Quindi tutti quanti dobbiamo indossare le mascherine, tutti quanti dobbiamo avere attenzione, tutti quanti dobbiamo capire che il distanziamento sociale è una cosa molto importante, tutti quanti non dobbiamo abbassare la guardia. Si potranno vedere le persone, gli amici fra poco, ma dobbiamo fare attenzione agli assembramenti, dobbiamo capire che non si può essere sempre sicuri, perché sappiamo tutti quanti come ci sono un sacco di portatori sani che possono essere lì e nessuno di noi lo sa. Quindi la guardia non bisogna mai abbassarla, e io credo che anche voi con quello che fate come emittente dovete sempre ricordare questi momenti. Certamente, infatti proprio in questi giorni del resto abbiamo visto che effettivamente in molti credono che con la fase 2 sia finito tutto, in realtà appunto non No, è finito niente, come completamente diceva no. lei. Infatti forse è appunto il periodo più pericoloso, quello in cui bisogna stare maggiormente attenti. Ma parlava appunto di dispositivi, a proposito delle mascherine, che tanto l'argomento mascherine diciamo in questi giorni tiene banco. Cosa possiamo dire a tal proposito riguardo anche la polemica che c'è stata su queste mascherine vendute a 50 centesimi più IVA, che poi non si trovano nella maggior parte dei casi, o perlomeno Allora, no, sono sempre esaurite? no, le spiego la situazione che si è venuta a creare. E da parte nostra, come associazione nazionale, non adesso, ma più di un mese fa, avevamo detto già al Ministero e al Commissario Arcuri alcune nostre indicazioni, cioè quella della possibilità di togliere l'IVA, la possibilità di stabilire un prezzo concordato, la possibilità di distribuire eventualmente dove le autorità lo ritenessero necessario da parte nostra anche in maniera gratuita le mascherine, ma non siamo stati mai ascoltati. All'inizio c'è stato sicuramente un problema di approvvigionamento e anche perché sono arrivate tutta una serie di mascherine che magari non erano conformi. A questo punto le farmacie si sono tutte quante adeguate a quelle che erano i dettami del Ministero, e cioè che le mascherine che si vendono in farmacia, le mascherine chirurgiche che si vendono in farmacia devono avere alcuni requisiti. Tra questi devono avere il marchio CE, devono essere registrati e autorizzati dall'Istituto Superiore di Sanità e devono avere anche l'ok da parte dell'INAIL. Tutto questo ha fatto sì che tutta una serie di mascherine chirurgiche che erano sul mercato, che erano a disponibilità dei grossisti che riforniscono le farmacie, a questo punto non erano perfettamente a norma. E allora come farmacia abbiamo deciso di non distribuire queste farmacie, ma in attesa delle mascherine che fossero a norma, anche perché in questo caso più delle volte sono state sequestrate dagli ordini, diciamo, dalla Guardia di Finanza o dal NAS e così via dicendo. Fuori naturalmente si è venduto di tutto. Noi altri comunque abbiamo detto che nel momento in cui
il ministro, il presidente del consiglio ha fatto dichiarazione delle mascherine a 50 centesimi più IVA, quindi a 61 centesimi. Abbiamo dato la nostra disponibilità a poter distribuire, però c'è un problema di carenza, perché non c'è una disponibilità tale per poter affrontare la richiesta che c'è in atto, anche perché la gente giustamente vuole munirsi le mascherine, ma non soltanto le persone comuni. Come voi sapete, da lunedì, aprendo tutti quanti i negozi e le altre attività, c'è una maggiore richiesta di mascherine, perché chi ha queste attività deve lavorare con le mascherine. Quindi non c'è soltanto la richiesta per le persone normalmente, ma anche per tutti quelli che hanno un'attività commerciale. Quindi la richiesta è sicuramente molto più elevata di quella che è la disponibilità. E quindi in questi ultimi 15 giorni in farmacia abbiamo avuto decine e decine di richieste, ma che più delle volte magari non le abbiamo potute evadere, ma non per colpa nostra, ma perché non c'è stata la disponibilità e la fornitura ai nostri canali. Da questa settimana già ci sono stati i primi rifornimenti, la prossima settimana ce ne saranno altri. Abbiamo avuto conferma da parte in parte della Protezione Civile, e comunque da parte anche di altri organi, che dalla prossima settimana dovrebbero non mancare al prezzo che abbiamo che si è detto, quello dei 61 centesimi a mascherina. Quindi dalla prossima settimana non dovrebbero esserci problemi. Speriamo. Sicuramente è un passaggio non semplice, anche perché oggi, mentre all'inizio c'è stata anche una carenza dei disinfettanti, poi la carenza dei disinfettanti si è subito risolta in diversi modi. Uno, perché le varie facoltà di farmacia hanno prodotto tanto disinfettante per gli enti, per quanto riguarda le case di cura, per quanto riguarda gli ospedali e così via dicendo. E poi perché c'erano tutta una serie di aziende anche nostre, italiane, che si sono organizzate a poter distribuire disinfettanti. Per quanto riguarda le mascherine è un discorso un po' più complesso, perché tutto il grosso delle mascherine prima veniva dalla Cina e non era un materiale certificato, e quindi oggi anche quello che si importa deve essere prima certificato per poter essere venduto in tutta sicurezza. E le farmacie si stanno, ecco perché magari qualche volta al di fuori del canale farmacia si trovano ed in farmacia non si trovano, perché le farmacie si stanno attenendo in maniera scrupolosa a quello che sono stati dettati da parte del Ministero. Io mi auguro che questo si possa risolvere, che possa essere chiaro e che possa esserci la disponibilità per tutti quanti per averle. Ora poi ci saranno a breve le mascherine per i bambini, ci saranno le mascherine anche per i sordomuti, con la parte davanti trasparente, ci saranno tutta una serie di attività. Nel frattempo in alcuni casi ci sono stati i sindaci che si sono organizzati anche con delle attività, con l'aiuto di sarte, di piccole aziende, che hanno dato tutti quanti, ognuno di loro, la propria disponibilità per poter in ogni caso dare un minimo di riscontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Però io quello che continuo a dire, facciamo attenzione, perché da lunedì non significa libere tutti, ma significa libere tutti di essere attenti, di fare attenzione, di indossare la mascherina nel rispetto nostro e degli altri. Perché se facciamo così, ci comportiamo in questa maniera, noi altri possiamo guardare il futuro con più tranquillità. Se non facciamo questo, significa che non abbiamo capito veramente il pericolo che noi altri incorriamo, sia per le persone, per le attività, ma anche dal punto di vista commerciale, perché tutto questo naturalmente ha creato grossi problemi a quello che è il sistema paese. E dobbiamo dare l'opportunità a tutti quanti di poter ricominciare a poter lavorare, anche se con tante difficoltà, ma poter lavorare in sicurezza. Ecco perché anche in questo caso è molto importante avere la disponibilità di mascherine, di scanner per la misurazione della temperatura corporea, di tutte quelle attività che servono per la prevenzione. Allora, noi la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, soprattutto appunto con questo nuovo inizio, con questa nuova fase, e grazie a Gioacchino Nicolosi, presidente di Federfarma Catania e Sicilia. Grazie a voi e buon lavoro, a disposizione sempre, buona giornata. Buonasera. Adesso
Cambiamo argomento. Come ho detto, parliamo oggi anche di alcune attività dell'associazione Il Borgo di Presa, che in questo periodo non si è comunque fermata, ma in qualche modo si è riconvertita e ha cambiato, possiamo dire, i propri piani, ma sempre mettendosi a servizio della comunità. Noi siamo andati appunto a Presa, frazione di Piedimonte Etneo, per vedere come l'associazione in meno di un anno ha cambiato il volto di questo borgo. Vediamo il servizio. L'associazione Il Borgo di Presa, nata nel settembre del 2019 allo scopo di valorizzare la frazione di Piedimonte Etneo da un punto di vista culturale, turistico, sociale ed ambientale, si è distinta per le tante iniziative che in un anno hanno fatto sì che il cuore del borgo riprendesse a battere sempre più forte. Presa è arrivata anche sulle emittenti nazionali, esempio di entusiasmo, lavoro e condivisione collettiva, impegno di un'intera comunità che sa fare squadra. Un'associazione presieduta da Antonio Vasta e composta da quasi 90 soci, tutti attivi, che in questi mesi hanno continuato a lavorare senza sosta, in primis per curare il decoro di Presa, grazie alle Domeniche del Decoro, che hanno visto tutti i volontari al lavoro, anche con azioni di scerbamento, oltre che di pulizia e sistemazione di alcune aree. Abbiamo incontrato il vicepresidente dell'associazione, Vincenzo Farinella, che ci ha fatto vedere come è mutato il volto di Presa. Anche i soli lavori di pulitura e rimozione delle erbacce hanno riportato alla luce strade oramai sconosciute, nascoste sotto i rovi. L'associazione culturale del Borgo di Presa nasce per far risvegliare un pochino, il nostro borgo è con l'intento di portare degli eventi ovviamente di qualità, soprattutto culturale, è quello di attirare quante più persone in questo posto, che ovviamente è uno veramente da rivalutare, è una vera perla sull'Etna e sullo Ionio, diciamo. Quindi proseguiamo con l'intenzione di continuare sempre con questa ottica nel fare i nostri lavori e nel nostro impegno, diciamo. Quindi adesso ci siamo occupati dello sviluppo del territorio e del paese, ovviamente, perché cerchiamo di rilanciare Presa e rimetterla, tra virgolette, sulla mappa. Ci occupiamo molto di eventi culturali, anche gastronomici, e di sviluppo del territorio e manutenzione del verde del paese. Ci eravamo proposti di fare delle settimane ecologiche, quindi via volontariato, ogni fine settimana ci dedicavamo a delle zone del paese che dovevano essere ripulite, sia diciamo degli elementi naturali che sono alcune piante cresciute un po' troppo o addirittura spazzatura, però attività che abbiamo dovuto sospendere per causa del coronavirus, ma che intendiamo ovviamente. Abbiamo soprattutto fatto molta pulizia, a cominciare dall'entrata del paese, quindi abbiamo pulito e ripulito, diciamo, tutto quello che c'era da pulire, e ancora ci restavano tre zone, quindi dobbiamo fare ancora alcune zone del paese che non abbiamo fatto. Comunque è stato più un lavoro di pulizia, diciamo, visto l'incuria che c'era da tempo. Quindi cerchiamo ora di ricostituire tutte le piante e via dicendo. A queste operazioni sono seguite quelle di piantumazione di fiori e piante, soprattutto nelle aiuole delle piazze e negli spazi condivisi. A completamento delle azioni volte alla promozione territoriale, la collocazione delle telecamere di videosorveglianza a cura dell'amministrazione comunale di Piedimonte Etneo sta eliminando nella frazione anche la piaga delle microdiscariche. La cura e l'amore per questa frazione, da sempre immutate da parte di residenti e di chi ha in questo piccolo angolo di paradiso le proprie origini, ne hanno consentito la riscoperta. Presa sta diventando meta ambita, soprattutto durante il periodo estivo, per il clima rigenerante e la posizione a due passi da Etna e mare. Quel mare che in luoghi come il Belvedere sembra quasi si possa toccare. Con delle nuove piante,
ci sono state donate pure da un nostro compaesano che vorrei ringraziare, dal vivaio di Leonardo Lizio, che ci ha donato molte piante fino adesso. Oltre ai lavori di manutenzione, appunto, mi stava accennando alle iniziative sociali, culturali che sono già partite appunto dalla scorsa estate. Sì, dalla scorsa estate abbiamo portato, diciamo, degli eventi che sono di natura culturale, musicale e di natura anche gastronomica. Abbiamo fatto molti eventi in piazza, anche perché abbiamo una piazza che si presta tantissimo a questo tipo di eventi. Abbiamo ora istituito, diciamo, un programma annuale delle feste che continueremo a fare. Anche il Borgo di Presa, in questo periodo di emergenza, si è dovuta in qualche modo reinventare, non facendo mancare la propria presenza sul territorio. Sì, in questo periodo ovviamente è un pochino stravolto degli eventi che ci sono a livello mondiale. Ci siamo dovuti in un certo senso reinventare, soprattutto con le operazioni di volontariato. Abbiamo istituito un numero telefonico a cui si può chiamare se si hanno delle necessità, come per gli anziani, per fare diciamo la spesa o la spesa dei farmaci o qualche altro tipo di bisogno che loro possono avere. Le nostre volontarie si sono molto prodigate, direi, inizialmente con la stoffa offerta dal comune e dall'azienda Stiltex di Calatabbiano, però a queste si sono aggiunte quelle che abbiamo fatto noi, quindi abbiamo fatto una seconda consegna di mascherine agli abitanti, diciamo, sempre tramite le nostre sarte, sono prodigate sia nel farle che nel consegnarle. Quanti sono i componenti dell'associazione? Al momento siamo sugli 87. Quindi siamo un bel numero, considerando che a Presa ci sono 99 residenti. Farinella ci ricorda il numero a cui ci si potrà ancora rivolgere qualora si abbia bisogno dell'azione dei volontari. Sì, il numero è 324070 5315. L'associazione sta già programmando le attività estive che si spera di poter realizzare anche se in maniera ridotta e compatibilmente alle norme di distanziamento sociale. In realtà quello che ci eravamo prefissati all'inizio della nostra fondazione, che lo continuiamo a fare col massimo dell'impegno, col massimo dell'orgoglio, devo dire, pure soprattutto in questo periodo, e speriamo ovviamente di ritornare ai tempi migliori nel modo più rapido possibile. Un ringraziamento va a tutti quelli che ovviamente ci hanno aiutato, ai nostri volontari, e soprattutto onestamente va anche a quelli che sono in prima linea a livello nazionale, che sono i nostri medici, quindi un grazie dall'associazione Borgo Presa. Queste erano le tante attività dell'associazione Il Borgo di Presa, di questa splendida frazione, appunto, a un passo da mare e dall'Etna. Fra i temi di oggi in apertura non ho ricordato quello che riguarda la questione della situazione regionale dei trasporti pubblici e privati. Ci occuperemo anche della protesta dei lavoratori Buda che c'è stata proprio nei giorni scorsi, ma adesso continuiamo con i nostri ospiti e andiamo a collegarci con Giovanni Selvaggi, presidente dell'ente Ebat Ciala. Buonasera, presidente. Buonasera. Buonasera, allora intanto iniziamo col dire che cos'è questo ente, che cos'è Ebat Ciala. Allora, buonasera innanzitutto. L'ente bilaterale, Ebat sta per ente bilaterale territoriale. L'ente bilaterale agricolo, nella fattispecie Ciala di Catania, è una cassa integrazione per i lavoratori extra legem, è diciamo una casa comune nella quale le più importanti organizzazioni datoriali e sindacali di caratura nazionale, che sono Confagricoltura, CIA e Coldiretti per quanto riguarda le datoriali, CGL, CISL e UIL per quanto riguarda le sindacali, ci riuniamo congiuntamente per sottoscrivere il contratto provinciale di lavoro, le tabelle salariali,
è tutto quello che è l'ordinamento cui chi rispetta il nostro contratto deve attenersi, ovviamente. L'ente bilaterale ha tantissime attività e può, al proprio interno, diciamo, noi possiamo gestire tantissime altre attività, perché con la riscossione del FIMI, che sarebbe il Fondo Integrazione Malattie, e con il CAC, che è il contributo dell'assistenza contrattuale, che viene poi ovviamente stornato, ovviamente siamo nelle condizioni di avere una dotazione finanziaria, grazie alle aziende che pagano, pagando i contributi, consentono a noi di, al di là di far proseguire l'attività primigenia della cassa, che è quella, ripeto, del sottoscrivere, del gestire, del far rispettare il contratto provinciale dei lavoratori, ovviamente c'è anche quello di poter fornire delle integrazioni, che è l'attività principale che noi occupiamo, di cui noi ci occupiamo, integrazioni per il fondo di malattia, integrazioni per i bonus bebè, per le mamme, o per, diciamo, per le mamme, quindi le mogli dei braccianti, che in un certo senso hanno l'opportunità di avere quindi un'integrazione ausiliaria al fondo malattia, alla maternità. Abbiamo tantissime iniziative che abbiamo intrapreso, quale il bonus studenti, per gli studenti diamo un bonus anche di abbastanza consistente a livello economico, e in questo momento di profonda emergenza abbiamo dovuto, ovviamente ci siamo attrezzati anche per venire incontro alle esigenze principali, che sono quelle di dotazione di mascherine, che è proprio a giorni invieremo le comunicazioni a tutte le aziende datoriali, a tutti i braccianti, che avranno l'opportunità, chi è in regola ovviamente con la nostra cassa, avrà l'opportunità di avere gratuitamente un considerevole numero di mascherine, che noi lavabili a norma di legge, che noi stiamo dando. Stiamo strutturando i nostri uffici anche per fornire un'assistenza diretta alle imprese, per essere in regola con le ultime normative, che in un certo senso sono abbastanza stringenti, che riguardano proprio il Covid-19, quindi tutto ciò che riguarda quelle che sono, insomma, le principali dotazioni anche di sicurezza e garanzia di sicurezza per i lavoratori, quindi l'utilizzo dei guanti usa e getta, l'utilizzo delle mascherine, l'impossibilità di viaggiare all'interno dei furgoni tutti assieme ammassati, per i quali addirittura abbiamo previsto un fondo di questo 80.000 euro al momento, per dare un rimborso per il dipendente. Mi sente? Sì, sì, io la sento, dicevo appunto, parliamo di questo bonus benzina che avete, sì, che erogherete, insomma, ai lavoratori agricoli. A chi ne fa richiesta, nel nostro sito possono scaricare la modulistica, chi fa richiesta ha diritto, per chi ovviamente fa oltre 25 km dalla propria abitazione, avrà diritto a un bonus che al momento, diciamo, abbiamo stabilito in 50 euro, che però possono essere sicuramente di grande aiuto, perché chi prima si spostava si spostavano in 8, in 9 all'interno di un furgone, oggi all'interno del furgone diciamo che il massimo dovrebbe essere meno della metà, quindi 4-5 persone. È ovvio che i costi del carburante, per quanto la benzina sia scesa, insomma, abbiamo avuto quantomeno questa opportunità, in un certo senso è importante dare una mano d'aiuto a loro, ed è una significativa scelta che abbiamo preso, è proprio per cercare di venire incontro alle esigenze di questi braccianti. Mi accennava al discorso delle mascherine, quindi voi ne state fornendo oltre 10.000, mi pare. Sì, no, diciamo che al momento ne abbiamo ordinate 10.000, perché poi man mano che si smaltiscono, ovviamente, se necessario, siamo disponibili sicuramente a fare un ulteriore ordine di pari numero. Ripeto, l'emergenza Covid è un'emergenza che purtroppo, anzi spero che proprio voi giornalisti e proprio i media faranno capire che non è finita qua. Non è stato questa calda temperatura di maggio che deve far abbassare la guardia, anzi è proprio questo il momento in cui bisogna stare, a mio avviso, molto più attenti a quelle che sono proprio le tipicità caratteriali del contagio del coronavirus, che è proprio quello di stare all'interno delle stesse macchine, stare all'interno dei locali pubblici in cui inevitabilmente si parla, quindi quelle che sono, sappiamo che il contatto, che il modo in cui viene trasferito è esattamente uguale all'influenza,
quindi l'estate l'influenza diminuisce, quindi automaticamente diminuiscono anche questi casi. Ma non è detto che a settembre, ottobre, spero e auguro che le mie parole vadano in fondo al mare, però non è probabilissimo che, diciamo, l'arrivo dell'autunno possa far ripresentare una massiva ripresentazione di questo fenomeno, per il quale ancora, ricordo a me stesso, non esiste vaccino, non esiste alcuna cura, quindi tenere alta la guardia e fare molta informazione buona, giusta e virtuosa, ritengo sia la cosa più importante che abbiamo tutti noi l'obbligo e il compito di fare, quindi trasmettere ai nostri dipendenti anche questo. La mattina prendiamo la temperatura, se una volta si raccoglieva 4 persone in una pianta o si potava 4 persone nella stessa pianta, oggi noi abbiamo tassativamente vietato questo, ma si lavora singolarmente in ogni singola pianta, che sia la raccolta, che sia la potatura. Cito queste due prassi culturali perché sono sicuramente quelle che in questo periodo incidono di più e ci trovano interessati. Quindi in un certo senso cercare proprio di mantenere alta la guardia deve essere la comunicazione principale che noi tutti dobbiamo fare, e di quelle forme, insomma, anche di rispetto reciproco l'un l'altro che devono avere tra di loro, che dobbiamo avere tra di noi, tutti noi, scusi, non tra di loro, però nella fattispecie dico i dipendenti che si trovano spesso a lavorare, anche persone che non si conoscono, si trovano a lavorare all'interno della stessa azienda, e quindi è giusto che si rispettino queste norme di base e che si faccia di tutto con dei controlli seri perché queste vengano rispettate. Ne parlavamo prima col presidente di Federfarma Catania e Sicilia, Gioacchino Nicolosi, appunto del fatto che non bisogna appunto abbassare la guardia adesso, che non è finito tutto, e che appunto le riaperture del 18 maggio saranno insomma particolarmente, tra virgolette, pericolose, ecco, e ci si dovrà tutelare e proteggere ancora di più per proteggere chiaramente anche l'altro. E con il decreto legge approvato questa notte, diciamo che possiamo dire che c'è un'attenzione maggiore a quello che è il mondo agricolo, i lavoratori agricoli. Ma guardi, lungi dal voler fare polemica, io negli ultimi mesi ho sentito spendere una quantità di miliardi che mi fanno paura. Le posso dire che ad oggi di questi miliardi non abbiamo visto alcunché. Quindi mi permetto di sottolineare e di far notare che la politica ha l'obbligo morale, il dovere morale di smetterla di fare proclami, di destinare somme, ma inizia a capire realmente quelle che sono le migliaia di difficoltà che le decine e decine e migliaia di aziende agricole e i milioni di lavoratori stanno attraversando nel quotidiano. Ripeto, non è una polemica fine a se stessa. Viviamo in un momento in cui tutto bisogna fare fuorché polemica o strumentalizzare questo momento utopico della nostra società. Però ritengo che sia davvero assolutamente incoerente quello che stiamo vivendo in questo periodo, cioè dei proclami infinitesimali che vengono fatti a tutto tondo, ma che, ripeto, ad oggi non hanno portato alcunché alle nostre aziende, alle nostre imprese. Un'azienda agricola, in particolar modo, parlo per la Sicilia, parlo per la provincia di Catania, ma ritengo sia doveroso poterla estendere alle province quantomeno limitrofe per il ruolo che io ho. E le dico che ad oggi non si è visto nulla di tutto ciò. Le aziende, noi abbiamo comprato le mascherine anche a 15 euro a mascherina, perché quando mascherine non ce ne sono, io devo lavorare, non posso dire statevi a casa perché tanto domani siamo nell'attesa di ricevere le mascherine da Amazon. Io le mascherine le ho dovute comprare, devo comprare i guanti e non si trovano. Lei non sa cosa abbiamo fatto per trovare i termometri per prendere la temperatura la mattina. Cioè, chi lavora e chi lavora tutti i giorni, cara dottoressa, non può pensare a sentire il telegiornale dove qualcuno ci dà imposizione di come dobbiamo comportarci o meno. Io l'altro giorno, io confesso di essermi trasferito per la quarantena in campagna, e devo dire che io ieri sono tornato a Catania e sono rabbrividito, non c'era un posto da nessuna parte, cioè si è ritornati come se fosse finito tutto. Siccome il nostro popolo è un popolo che dimentica spesso quello che succede, io spero di non vedere mai o di non dover far vedere a mia figlia quelle scene macabre che abbiamo assistito nel vedere
infiniti camion che trasportavano le ceneri delle persone verso i forni crematori. Spero che questo non lo dobbiamo vedere più, e quindi spero che questa scena però non la dimentichi nessuno, perché noi non abbiamo visto nulla di quello che hanno visto i nostri connazionali che vivono in altre zone. E quindi non tenere bassa la guardia, continuare tutti a fare il nostro dovere. Il mio dovere da agricoltore è quello di produrre cibo, lo so fare, lo faccio bene, abbiamo dimostrato di farlo anche in un momento, mi creda, davvero sconfortante, di tanta diffidenza, di difficoltà. Lo abbiamo fatto senza l'aiuto di nessuno, lo abbiamo fatto perché il senso civico, il senso di dovere è di portare avanti le nostre imprese che danno milioni di giornate lavorative la settimana, all'anno in Sicilia e in Italia. Ragion per cui una maggiore attenzione verso un comparto che in controtendenza con altri ha sempre dimostrato di garantire livelli occupazionali, di non abbassare la guardia, di continuare a produrre con degli accordi, e parlo degli accordi euromediterranei che sono stati assolutamente negativi per le nostre produzioni. Noi lavoriamo con dei costi di produzione che sono in alcuni settori di 3, 4 volte, 5 volte maggiori degli accordi che il governo nazionale ha fatto con i paesi del Maghreb, con i paesi del Mercosur. Cioè la rivisitazione delle barriere fitosanitarie, la rivisitazione e un'armonizzazione, visto che lei parlava poc'anzi con Federchimica, con ANSI Federchimica, noi utilizziamo delle molecole costosissime. I nostri colleghi spagnoli possono immettere nel mercato italiano prodotti dove si utilizzano delle molecole che costano il 90% in meno delle nostre, ma che sono nocive, non voglio utilizzare il termine cancerogeno perché non sta a me farlo, e non lo ritengo nemmeno utile, perché poi basta dire una parola interpretata male e poi facciamo tutti quel populismo folle che non ci aiuta affatto. Noi dobbiamo produrre, dobbiamo farlo bene, ma è obbligo che se noi vendiamo i nostri prodotti e spendiamo un tot per immettere sui mercati i nostri prodotti, ritengo assolutamente corretto e coerente che anche gli altri, quando portano in Italia la loro frutta, lo facciano alle stesse nostre condizioni. Lei si siederebbe a giocare al tavolo con uno che gioca con noccioline e lei gioca in euro? È esattamente questo quello che facciamo noi quotidianamente. Quindi voglio dire, oggi è un bel sabato, una assolatissima giornata di maggio, con 8 gradi in più rispetto alla media degli ultimi 3 anni, quindi anche questo deve farci riflettere. Il cambiamento climatico è una delle principali attenzioni a cui tutti dobbiamo essere sempre disponibili a guardare con grande attenzione. Però ripeto, e vado alla conclusione su questo argomento, noi non abbiamo bisogno di soldi. Dottoressa, quello che noi chiediamo al governo nazionale è leggi chiare da far rispettare, perché il nostro è un comparto che ha dimostrato sino ad ora una tenacia unica nel suo genere, e i padri costituenti della nostra tanto chiacchierata Costituzione non a caso lo hanno chiamato settore primario. Allora ridiamo dignità ad un settore che sicuramente lo merita e ha dimostrato sempre di non abbassare mai la guardia e di restare a fare il proprio dovere, che è produrre cibo e garantire nel rispetto delle leggi e delle norme quelli che sono i livelli occupazionali che noi garantiamo ai nostri dipendenti. Bene, io l'ultima domanda gliela volevo fare sul decreto rilancio, quindi il bonus, ma già insomma ha detto sostanzialmente. Vedo, io mi aspetto, auspichiamo che arrivi qualcosa. A noi hanno detto di andare in banca, è un mese che io ricevo mail dai miei associati che vanno in banca non hanno i moduli e quindi ritorniamo indietro. Ma se in questo mese chi deve darci i soldi non ce li dà per irrigare i nostri meloni o per irrigare i nostri agrumeti o per irrigare la nostra frutta estiva, e la frutta estiva muore. Quindi la nuvoletta, la famosa scena della nuvoletta, è quello che noi viviamo nel quotidiano. E ripeto, utilizzo il termine dignità perché il nostro è un comparto che non merita di essere trattato con questa sufficienza. Bene. Io ringrazio il presidente Battaciala Giovanni Selvaggi. Presidente, se vuole fare un commento in chiusura. No, nessun commento, io vi ringrazio. Spero che saluto tutto il pubblico e auspico che prima possibile continui questa ondata di buonsenso che deve portarci tutti a capire quanto sia difficile questo momento. Ma nei momenti duri, quando il gioco si fa duro, una popolazione forte deve dimostrare di essere capace di affrontarla. E io dico sempre, non per voler utilizzare un termine, assieme
possiamo arrivare molto lontani, possiamo stare uniti e possiamo riuscire sicuramente a superare questo momento tragico per la nostra società. Esattamente. Grazie a Giovanni Selvaggi, buon lavoro e buon fine settimana. Grazie altrettanto a voi, buongiorno. E adesso, quindi, restando in tema di riaperture, a partire dal 18 maggio, andiamo a vedere un servizio che riguarda la riapertura del settore dei parrucchieri. Sì, dei parrucchieri. Dal 18 maggio riapriranno, come sappiamo, alcune categorie, quali bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e quindi estetisti. Ci troviamo con Maurizio Caruso, che fa parte del direttivo di Confcommercio Giarre. E a lui chiediamo, appunto, in rappresentanza del settore, di uno dei settori di cui parlavamo, appunto quello dei parrucchieri, se effettivamente si è pronti per questa ripartenza. Allora, io rappresento, in realtà, vabbè, distribuisco prodotti per parrucchieri e anche centri estetici, quindi due categorie. Di fatto i parrucchieri e le estetiste sono sempre delle categorie di gente super organizzata, super pronta, ma non da ora, da sempre. Quindi io dico, andate tranquillamente, sperando che davvero il giorno 18 si possa riaprire, andate tranquillamente dai parrucchieri, dalle estetiste, perché sono davvero super organizzati, super meticolosi in tutto quello che fanno e potete davvero essere garantiti. Io starei più attento ad andare a farmi fare i capelli a casa, ad esempio, in questo momento. Quindi bisogna andare dai professionisti, loro che davvero ci hanno speso e hanno investito tanto nella loro attività e che non vedono l'ora di riabbracciarvi. Io faccio tanti auguri a parrucchieri e centri estetici per la loro riapertura e davvero speriamo che tutti possiamo davvero riprendere il cammino che questo straordinario paese come l'Italia, ma in questo caso noi ci troviamo in Sicilia, merita. Grazie. Si era pronti a ripartire i primi di giugno, invece praticamente soltanto da due giorni si è dato il via a questa apertura anticipata. E questo rischia di generare confusione, anche insicurezza negli utenti e appunto oltre che i professionisti. Ma io devo dire, da questo punto di vista, sai, molta, molta gente invece è sempre in contatto col proprio parrucchiere perché, o col proprio estetista, perché la donna, anche l'uomo, vedi, io ad esempio, no? Cioè, i capelli lunghissimi, non vedo l'ora che riaprono i parrucchieri, perché credo che sia giusto aspettare loro. E in effetti sono in continuo, come si può dire, appuntamenti, stanno cercando di organizzare la giornata, però questo è il problema di non avere certezza di aprire. Il 18, io spero che arrivi, stiamo parlando, facendo questa intervista, arrivi immediata e davvero possano riaprire come giusto che meritano, perché sono davvero delle categorie che in questo momento, insieme ad altre categorie, stanno subendo più di tutti questo disastro, chiamiamolo così. Quindi in conclusione possiamo fare un commento per chiudere, peraltro tu mi dicevi che fra i tuoi clienti ci sono anche praticamente dei parrucchieri che proprio apriranno il lunedì 18, quindi un'inaugurazione anomala. Ma è un'inaugurazione stranissima, molto anomala a dire il vero, perché inaugurare in tempo di Covid credo che sia davvero un'unicità. Io faccio davvero tanti auguri a coloro che stanno aprendo la loro attività in questo momento, perché dagli tanto coraggio, tanta fiducia affinché possano davvero realizzare tutti i loro sogni. Quindi auguri a tutti e speriamo davvero, teniamo duro, perché il nostro è un settore che è molto importante, diceva un grande filosofo, la bellezza salverà il mondo, e quindi speriamo davvero di poter ripartire in bellezza. Da pochissimi giorni è arrivata la notizia, il via alla riapertura anche di altre categorie, quali bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti. Questa apertura, che era inizialmente prevista per i primi di giugno, è stata anticipata al 18 maggio, a lunedì. E noi ci troviamo proprio nel salone di un parrucchiere, di Federico Napoli, cui chiediamo se effettivamente la sua categoria, lui in rappresentanza della sua categoria, è pronto per questa riapertura. Sì, tendenzialmente abbiamo ricevuto delle comunicazioni, delle linee abbastanza dettagliate, in quanto c'erano delle procedure da mantenere, distanze, tantissime regole.
Noi appena abbiamo avuto la notizia, che purtroppo non è arrivata, diciamo, nei tempi più veloci possibili, però ci siamo affrettati per venire subito in salone, per sistemare l'ambiente, per organizzare quello che è tutta la struttura, le sedie, le distanze, e tutto quello che comunque riguarda l'ambiente di lavoro. Oggi infatti ancora ci troviamo qui proprio per farci trovare pronti dai nostri clienti e ritornare felicemente al lavoro lunedì. Nello specifico vi sono state date delle linee guida precise e chiare per questa riapertura e quali? Come dicevo prima, proprio in quel documento sono arrivate proprio tutte delle linee guida per quanto riguarda misure, distanze, linee anche di restrizione degli ambienti, quindi tutto quello che riguarda l'ingresso e l'uscita del cliente. Infatti ci tenevo proprio a dire che noi abbiamo lavorato in questa quarantena proprio per arrivare pronti. Abbiamo disposto un ambiente totalmente per appuntamento, anche se ieri, quando abbiamo saputo la notizia, è ufficiale, quindi è obbligatorio avere l'appuntamento. Però noi già inizialmente abbiamo proprio pensato di organizzare il lavoro in modo da avere proprio gli appuntamenti tutti regolari, e abbiamo allargato pure quelle che il tempo di lavoro, quindi dalle 8 di mattina faremo fino alle 8 di sera con degli incastri, e quindi organizzando il lavoro e anche con i turni di tutti i dipendenti, eccetera eccetera. Quindi si potrà venire in sala soltanto per appuntamento, e poi nello specifico una volta in sala come ci si dovrà comportare? Noi all'ingresso abbiamo disposto ovviamente quelle che sono mascherine, detergenti mani, eccetera eccetera. Però tendenzialmente, essendo per appuntamento, noi faremo in modo di collocare l'ingresso di un cliente mentre c'è l'uscita del cliente precedente. Quindi dobbiamo essere noi bravi ad incastrare bene le tempistiche e far sì che tutto il circolo dall'ingresso del cliente fin quando esce il cliente sia fatto in maniera impeccabile, ovviamente con dei lassi di tempo più precisi possibili. Opererete con guanti, visiere, e potrete comunque compiere tutte quante le operazioni che svolgevate prima, o ci sono delle limitazioni? Più che altro dobbiamo cambiare le nostre vecchie abitudini. Noi eravamo abituati al contatto, vivevamo di contatto, di tanta gente all'interno del salone, soprattutto nel maschile. Quindi ci dobbiamo abituare a questo nuovo rapporto con il cliente, a queste nuove distanze. Ovviamente è poco emozionale il rapporto che si va a creare in questa nuova fase della riapertura, però quello che importa è che noi possiamo ripartire a lavorare, possiamo tornare, diciamo, ad abbracciare, anche se non da vicino, i nostri clienti, e quindi per noi questa è la cosa più importante, che in questo momento ci dà forza. Ci sono quindi delle cose che non si potranno fare, o tutto quanto si potrà fare? Allora, noi tendenzialmente non ci hanno dato dei vincoli in questo protocollo, quindi possiamo fare anche le barbe, perché c'era all'inizio questa domanda: ma la barba la si può fare o non si può fare, soprattutto nel maschile? Noi facciamo sia maschile che femminile. Quindi tendenzialmente come restrizione ci sono il fatto che comunque dobbiamo disinfettare ogni qualvolta un nuovo cliente si accomoda nella sede, quindi tutto quello che è stato utilizzato e gli ambienti di lavoro. Dobbiamo cercare di mantenere l'ambiente più areggiato possibile, quindi tendenzialmente, come dicevo, cambiano le abitudini di lavoro. Però per quanto riguarda quello che è il lavoro in sé, quindi il servizio che noi andiamo a sviluppare nel contesto, quindi nel cliente, non cambia, quindi noi abbiamo lo stesso risultato. Ovviamente ci sono delle tempistiche da rispettare, l'unica cosa che è chiara è che, tra virgolette, non possono entrare più di 3-4 persone, quindi diciamo che se ho un ambiente di circa 120 metri, più di 4 persone, 4 clienti, a parte gli operatori, non possono entrare. Infatti abbiamo proprio pensato che, a parte essere per appuntamento, noi abbiamo disposto un nuovo metodo di lavoro, cioè che magari prima c'erano collaboratori che facevano lo shampoo piuttosto che collaboratori che facevano la barba, eccetera. Adesso noi abbiamo impostato un nuovo sistema che il cliente sceglie l'operatore preferito, e quell'operatore lì, all'orario ovviamente scelto, farà tutto il servizio, quindi avrà contatto con una sola persona. In chiusura, voi avete già provveduto a sanificare i locali, d'ora in poi dovrete poi effettuare voi stessi una sanificazione del locale ogni sera, in che tempistiche? La nostra azienda che sanificherà il locale ancora non è arrivata, quindi arriverà tra stasera e domani, però già noi abbiamo tolto tutto quello che era superfluo, quindi abbiamo lasciato tutto quello che è indispensabile
per svolgere il servizio di barba, taglio, piega, colore, eccetera, eccetera. Quindi sono state eliminate, come detto, tutti gli accessori superflui, appunto in sala non troviamo. Un'altra cosa importante è che credo non si possano neanche più tenere riviste e giornali. E in chiusura, come vedi questa fase 2, questa ripartenza? Insomma, vi siete però sentiti un po' presi alla sprovvista quando è stato comunicato, insomma, la riapertura il 18, quindi lunedì avete avuto effettivamente pochi giorni, o eravate pronti a ripartire? Quello che spero in questa fase 2 ovviamente è che si ritorni in maniera graduale a quello che era il lavoro di prima, perché comunque tutti noi artigiani in questo momento ci ritroviamo a svolgere non più del 60-65% del lavoro che svolgevamo prima. Quindi il nostro proprio augurio è quello lì, che in pochi mesi, finita l'estate, si ritorna, diciamo, al lavoro quotidiano e ovviamente a poter riabbracciare in maniera fisica i nostri clienti. E questa era, insomma, la situazione del settore dei parrucchieri. Quindi oggi il tema è quello delle riaperture, comunque il tema globale è sempre quello dei lavoratori. E a proposito di lavoratori, ci colleghiamo adesso con Romualdo, con Sergio Crisafulli, coordinatore regionale Autolinee Private FAISA CISAL. Buonasera, buonasera Crisafulli. E con Romualdo Moschella, segretario regionale FAISA CISAL, che sarebbe la Federazione Autonoma Sindacale Autoferrotranvieri Internavigatori Ausiliari del Traffico. Dico bene? Sì, ho detto bene. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come diceva lei, ci stiamo avvicinando a un discorso di riapertura e di ritornata alla normalità. Oggi più che mai è importante il servizio del trasporto pubblico locale, non solo, perché se parliamo di trasporto pubblico locale dobbiamo parlare anche di trasporto regionale e di trasporto, diciamo, di collegamento fra i vari paesi o città, visto che anche in questo momento c'è stata l'apertura. E appunto, dottor Moschella, appunto a lei chiediamo quella che poi è una panoramica della situazione regionale per quanto riguarda i trasporti pubblici e privati. Sì, noi, come sappiamo tutti, dall'avvento del Covid di 2019 sono stati bloccati tutti quelli che erano gli spostamenti anche interni, interregionali, regionali e tutto. Oggi ci avvicendiamo al 18, quindi è una data importante, quindi cerchiamo di tornare alla formalità. Ma quello che purtroppo conta e quello che sta accadendo è che il trasporto pubblico locale in Sicilia, che già non era ben organizzato per varie vicissitudini, per tutto quello che stava ad essere, oggi si vede ripartire in condizioni, tra virgolette, ancora non ben preparato. Perché? Perché ci dobbiamo andare a confrontare, e principalmente con quello che è il Covid-19, ci dobbiamo andare a confrontare con le grandi città. Poco fa io vi ho seguito sull'intervista, quindi apriranno tutte quelle attività collaterali che servono le persone. Cosa significa? Che aumenterà la richiesta e quindi c'è un aumento di fabbisogno dei mezzi. Si stanno preparando le aziende, punto interrogativo. E dico, se vorrei essere sincero, le devo dire purtroppo no. Le aziende purtroppo stanno in questo momento mirando, più che altro, a me dispiace dirlo, a diciamo impegnarsi sulla cassa integrazione, su quello che sono i soldi dello Stato e tutte quello che le sovvenzioni delle regioni. Oggi più che mai invece ci vorrebbe un vero governo fermo e solido che dia ai cittadini siciliani la possibilità di mobilità seria e che dia ai lavoratori la tranquillità nel lavoro. Le faccio un esempio: è uscito un emendamento regionale dove per avere più sicurezza su determinate fasce di operatori stanno garantendo degli analisi per vedere se sono positivi o negativi e quindi un controllo, maggiore controllo. Guarda caso, hanno messo giustamente i medici, infermieri, polizia, forze dell'ordine e tutto, hanno estromesso gli autoferrotranvieri. Noi stiamo parlando di chi dà un servizio pubblico alla collettività, di chi è messo in prima linea con le persone, perché se qualcuno viene da noi, si avvicina e ci fa una richiesta, una domanda, non li possiamo cacciare. Tra l'altro siamo messi in difficoltà perché noi stessi dovremmo guidare gli autobus e verificare la quantità di persone che trasportiamo. Assolutamente no, cioè noi facciamo gli autisti, ecco, detto in parole povere, noi non siamo agenti di polizia, quindi noi dobbiamo
abbiamo la responsabilità del mezzo e dei passeggeri, non possiamo avere la responsabilità di indicare alle persone chi può salire o chi non può salire. Queste cose il governo regionale, dico, parliamo di Regione Sicilia, visto che siamo all'interno della nostra regione, dovrebbe conoscerle bene. Abbiamo avuto tanti incontri anche con l'assessore Forcone. Abbiamo delle realtà dove addirittura le aziende, malgrado abbiano ricevuto i contributi regionali, non abbiano pagato gli stipendi. Cioè, che è uno scenario a livello regionale, mi creda, non le dico catastrofico per esagerare, ma se non è catastrofico, siamo giù di lì. Le grandi metropoli, Catania, Messina, Palermo, dico, già hanno le loro difficoltà, ma le altre aziende, se parliamo di privato, è la totale desolazione. Cioè, noi non possiamo abbandonare le piccole e medie aziende e pensare solo al grande, a quello che è il trasporto. Ecco, diciamo che la politica sindacale deve abbracciare tutto. La politica veramente dovrebbe stare super parte e vedere effettivamente il fabbisogno, come dicevo poc'anzi, delle aziende e quindi del trasporto per i cittadini tutti, catanesi, palermitani, messinesi, trapanesi, anche le esigenze dei lavoratori, di quei lavoratori che, non dimentichiamo, in un momento di emergenza che ancora non è finito, ecco, non per fare polemica, perché l'emergenza non è finita, perché effettivamente se noi volevamo bloccare l'emergenza o controllare l'emergenza, dovevano essere fatte due cose importantissime che non sono state fatte. Ed era la prima, bloccare l'ingresso in Sicilia. Mi perdoni, devi dire qualcosa, se no io non mi sono... No, vado, vado. Bloccare l'ingresso in Sicilia, e quindi non avremmo avuto casi di coronavirus. E la seconda era quello di andare a fare i controlli a tappeto, o perlomeno fare queste benedette analisi, che è possibile farle con un semplice punturino al dito, ed allargarle alle fasce in prima linea che danno servizi non solo di polizia o sanitari, ma anche di trasporto ferroviario, internavigazione, tutto quello che riguarda il movimento persone, perché solo con la prevenzione noi possiamo cercare di comprendere e capire quali sono le problematiche. Quindi, alla luce di questo, dico, alla luce di quello che potrebbe essere tutto un discorso di organizzazione di trasporti, che mi creda, sono anni che cerchiamo di comprendere com'è il trasporto in Sicilia e non si riesce, qualsiasi, mi creda, sia il governo. Noi non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma desideriamo avere una parte politica che finalmente si segga con chi è in prima linea. E io li parlo come segretario regionale della FAESA, ma sono proprio un autista a tutti gli effetti, quindi vivo, non le dico giornalmente, ma le vicissitudini di quello che sono le persone, perché le persone non si rendono conto, hanno le loro necessità, hanno tutti i loro problemi, quindi abbiamo bisogno dei DP importanti. Dico, nel pubblico, dico, bene o male, qualcosa si riesce ad avere, ma nel privato è una giungla, ed è grave che la Regione Sicilia non intervenga sostanzialmente su queste situazioni, perché non è solo una questione di stipendi, che è importantissima, tanto per dirlo, ci sono due aziende, Bud e Sacco, che sono 18 mesi che aspettano gli stipendi, dico, stiamo parlando di poco, ecco, non di tanto, ma dico, è incredibile quello che accade, quindi noi questo non lo possiamo permettere. Insieme al coordinamento dell'autotrenia siciliana stiamo facendo un lavoro a tappeto per tutta la Sicilia, rappresentiamo quasi più di 1000 unità come quanto riguarda autoferrotranvieri. Dico, non ci fermiamo davanti a nessun ostacolo, pur di garantire l'incolumità e la sicurezza dei passeggeri e degli operatori, perché è importantissimo. Quindi, nel rispetto sempre di quello che sono i decreti, noi non ci fermiamo e andiamo avanti. E al dottor Crisafulli, invece, nello specifico, volevo chiedere quale tipo di scenario si può prospettare riguardo nello specifico le aziende private. Continuo io, dico, Sergio, forse non è collegato. Il collegamento è saltato, forse. È saltato. Dottor Crisafulli? Sì, eventualmente lo recuperiamo. Il problema era sul discorso delle vado. Un attimo che lo vedo muoversi. Sì. Vedo l'immagine. Mi sento male. Ci sente male. Sergio, ci sei? C'è un problema di connessione. Proviamo Io vi sento male. Comunque lo scenario... Noi la sentiamo. Ripeto, lo scenario per quanto riguarda le aziende private non è dei migliori.
anche perché il 90% del trasporto pubblico locale in Sicilia viene fatto da aziende private, perché ci sono circa 120 aziende, pochissime sono le aziende pubbliche, tranne quelle degli urbani di Messina, Catania, Palermo, Trapani, e l'azienda siciliana trasporti. Tutto il resto è in mandati, che siano piccoli, alcune a condizione familiare, ce ne sono alcune più grosse. Comunque il settore è sempre stato, diciamo, tra virgolette, vincolato da una lobby di aziende più grosse che hanno e determinano grave disfunzioni nel servizio. L'assessorato dal canto suo è praticamente assente, serve soltanto per pagare i contributi che oggi sono corrispettivo. Non c'è un ufficio vigilanza, perché l'ultimo responsabile dell'ufficio vigilanza è stato condannato a 3 anni di concussione insieme a un altro funzionario, quindi c'è tutta una serie di situazioni che non funziona. Inoltre i contributi vengono erogati sulla base di semplicissime autocertificazioni delle aziende. Nella stragrande maggioranza, a nostro avviso, non sono veritiere. Però nessuna di queste autocertificazioni viene controllata. Quindi diceva autocertificazioni, quindi che poi non vengono sottoposte a controllo. 8 mesi, questo non la sentiamo bene, dottor Crisafulli. Potrebbe provare eventualmente a chiudere il collegamento e a riconnettersi. Intanto continuiamo con il dottor Moschella, mentre vediamo di ripristinare il collegamento con il dottor Crisafulli. Appunto, parlavamo di questo contesto, di questo nuovo scenario, qui ci troveremo peraltro di fronte al 18 maggio, insomma, siamo già in questa fase 2, e già non si era pronti, quindi prima, adesso cosa sarà? Dico, prima non eravamo pronti, oggi più che mai, dico, ma glielo dico con dati di fatto, ecco, non per andare nel personale, nelle aziende dove lavoro io, ma per esempio ad oggi noi abbiamo bisogno di TP, quindi dispositivi personali di protezione, quindi stavano distribuendo nella mia azienda delle mascherine che è quelle che il presidente Musumeci ha definito delle pezze per pulire mobili. Quindi l'emergenza mascherina è finita, quindi attrezzati, perché tra l'altro siamo attrezzati, con quello che dicono le attuali disposizioni, quindi per il conducente bastano le mascherine chirurgiche o superiori, per i guanti, quello che sta per il verificatore, i guanti e mascherine PF2, perché quelli sono direttamente in contatto diretto con le persone. Quindi eccolo qua il signor Crisafulli. Dottor Crisafulli. Sì, e allora la situazione, diciamo, come dicevo, purtroppo. Sì, allora facciamo finire un attimo il dottor Moschella e ritorniamo con lei. Quindi okay. su questo dico, è una questione di principio e di preparazione. Sulla preparazione, purtroppo, tutti conosciamo i tempi delle aziende che sono un pochettino, dico, elefantiaci, quindi diventa un problema. Ma dobbiamo mettere noi sempre in primo piano quello che è il rispetto delle attuali normative. E quindi rispettare le regole e garantire i cittadini e quindi anche i conducenti. Dottor Crisafulli, allora continuiamo discorso, quindi, che avevamo lasciato. Parlava dell'autocertificazione delle aziende che poi non vengono controllate. Assolutamente, le aziende fanno delle autocertificazioni, delle semplici autocertificazioni. Addirittura tra le autocertificazioni ce n'è una importante, una dove ogni anno per erogare il saldo dei contributi le aziende devono dichiarare di avere rispettato i tempi di pagamento e dei corrispettivi previdenziali e degli stipendi. Ora, se un DURC è scaduto da molto tempo e gli stipendi non sono pagati da 18 mesi, io vorrei capire i contributi. Facciamo l'esempio della ditta Buda. Alla ditta Buda in precedenza come sono stati dati? Se non ha avuto la regolarità contributiva né il pagamento degli stipendi puntuale, chi ha controllato queste autocertificazioni? Chi le ha verificate? Nessuno. E parliamo di un'azienda piccolina,
non parliamo di aziende grosse. Le aziende grosse, anche sui servizi, noi abbiamo dichiarato, certificato che ci sono delle aziende che non fanno i chilometri, eppure percepiscono i contributi o il corrispettivo, dichiarando di avere fatto quei servizi. Nello specifico, un anno fa abbiamo dichiarato di un'azienda ben precisa, di una linea, addirittura una sua collega, una giornalista, ha chiamato l'azienda, ha chiesto un orario e gli hanno dato l'orario di una corsa, mentre la regione ne pagava due, e parliamo di 300 km al giorno per 365 giorni, quindi parliamo di soldini. Soldini che paga la comunità siciliana con le tasse, per cui questa è la situazione siciliana. Dopodiché ogni qualvolta noi chiediamo a determinate aziende un po' di chiarezza, l'unica risposta che ci sanno dire è che ci denunciano, addirittura ci denunciano. Oggi è arrivata l'ennesima minaccia, perché io non posso considerarla altra, una minaccia temeraria, di rivolgersi alla Procura della Repubblica, perché abbiamo detto che non hanno pagato lo stipendio puntuale, che non hanno previsto i DP per quanto riguarda il coronavirus, che non hanno messo i servizi così come li dovevano fare, perché l'assessorato regionale ha dato delle disposizioni, queste disposizioni vengono costantemente violate. Ora, la quantità e la qualità dei servizi che in questo momento sono erogati mi lascia molto perplesso. Inoltre, la regione siciliana e l'assessore Falcone ha dichiarato che i servizi venivano ridotti per quanto solo quelli necessari in determinate fasce orarie, però il corrispettivo veniva corrisposto per intero, perché bisognava salvaguardare gli stipendi dei lavoratori. Ora, ci sono lavoratori, oggi mi è arrivata la copia, proprio pochi minuti fa, la copia di un bonifico del mese di marzo, di aprile, uno stipendio di 9 euro. Il resto lo pagherà la cassa integrazione? Sì, quando arriverà il fondo di solidarietà, quando arriverà. Nel frattempo, se l'assessore Falcone aveva detto che nessuno doveva perdere un centesimo, e le associazioni sindacali tutte, con le associazioni datoriali tutte, hanno chiesto all'assessorato di togliere completamente i servizi, non ne volevano fare nemmeno uno, però volevano i soldi, e lo motivavano dicendo per garantire gli stipendi. Ora, se nessun autobus avrebbe circolato, nessun lavoratore avrebbe lavorato, quali stipendi dovevano garantire se non l'integrazione salariale tra la cassa integrazione e la base e la paga base dei lavoratori? Ora, giustamente, hanno incassato i primi 40 milioni di euro e dicono: no, i soldi servono per pagarci le spese noi. Ma quale spese? Ci sono centinaia di autobus parcheggiati, ci sono le assicurazioni staccate, non pagano, giustamente non hanno spese di gasolio, non hanno spese di manutenzione, non hanno spese di pulizia dei mezzi. Quindi quale spese devono pagare se non il personale? Io non certo. L'ho capita questo. Dottor Moschella, noi chiudiamo con lei. In chiusura vuole fare un altro commento prima di lasciarci, poi passiamo la parola a un rappresentante d'azienda, nello specifico dell'azienda Buda. Sì, io ne posso solo aggiungere, dico, noi confidiamo in quello che speriamo, confidiamo e speriamo in quello che possa essere effettivamente l'interesse della politica siciliana. Dico, ad oggi non hanno dimostrato granché, tranne l'interesse dell'assessore Falcone, per il resto ancora oggi non c'è nulla. È vero che hanno fatto anche un decreto che garantiva, come diceva Crisa Fulli, proprio i contributi alle aziende, ma ad oggi nulla è successo. Noi come organizzazione sindacale le possiamo dire che appena sarà possibile, quindi penso dopo il coronavirus, perché in questo momento non si possono fare né proclamazioni di scioperi e nemmeno scioperi, ma ci metteremo veramente in moto, dichiareremo lo sciopero per tutta la Sicilia, perché dobbiamo andare a garantire quelli che sono le retribuzioni sacrosante dei lavoratori su un prospetto dove le aziende hanno incassato e solo il lavoratore ha perso. Quindi non ci possiamo stare, confermiamo quello che abbiamo detto, nell'attesa che ci siano degli eventi importanti, che finalmente la regione si svegli da questo torpore e comprenda quello che stanno attraversando i cittadini siciliani e i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale.
Grazie, bene. Grazie a voi. Grazie al segretario regionale Faisa Cisal, Romualdo Moschella, grazie e speriamo insomma di risentirci con aggiornamenti positivi. Buona serata. Buonasera, grazie, sempre a disposizione, grazie. E allora, intanto si collega, andiamo a collegarci con Salvatore Proto, rappresentante sindacale d'azienda dell'azienda Buda. Buonasera Salvo. Non so se ci sente. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Bene, prima di continuare la nostra discussione, vediamo un contributo video. Allora, Salvatore Proto, queste erano delle immagini della protesta che si è svolta nei giorni scorsi appunto degli autisti dell'azienda Buda. Intanto perché, diciamo il perché di questa protesta in piazza Duomo a Giarre. Mi sente? Sì, no. Mi sentite? Sì, adesso la sentiamo. Quindi dicevamo, commentiamo le immagini che abbiamo visto. Sì, praticamente quelle immagini si riferiscono a 4 giorni fa circa, in quanto noi dipendenti delle autolinee Buda abbiamo voluto manifestare ancora una volta il nostro rammarico, in quanto come ben tutti voi sapete, giustamente noi avanziamo, c'è personale e colleghi che avanzano dai 12 ai 18 mensilità di stipendi. E dato che ancora oggi non abbiamo avuto, diciamo, risposta né della nostra azienda né della regione, ci siamo voluti muovere in questo modo per farci, diciamo, sentire. Una protesta pacifica, chiaramente, che però vuole in qualche modo... Sì, una protesta pacifica, sì, anche se... Sì. Pacifica, anche se sono intervenuti logicamente i carabinieri, perché giustamente non si poteva fare assembramento e cose varie, hanno identificato tutti i colleghi, però senza nessuna, diciamo, senza nessun proseguo penale. Durante la fase 1 dell'emergenza mi diceva erano state sospese tutte le corse eccetto 2 corse. Adesso com'è la situazione? Sì, eccetto 2 corse. Della riapertura del 18. Niente, noi nel primo periodo, diciamo, abbiamo garantito il servizio minimo, quello che c'era stato imposto dalla Regione Sicilia. Effettuavamo 3 corse, 3 turni, con 3 corse giornaliere per Taormina, 3 per Sant'Alfio e 1 per Catania. Poi successivamente abbiamo ridotto le corse, ne abbiamo fatte 2 per Taormina, 2 per Sant'Alfio e 0 per Catania. Quella l'azienda l'ha eliminata. Anche perché non c'era riscontro di passeggeri e cose varie.
Quindi noi abbiamo cercato di dare la nostra collaborazione, il nostro servizio il più possibile, però logicamente non ci è stato dato modo e possibilità di continuarlo a farlo, perché essendo tutti dipendenti e non percettori di stipendio, non abbiamo potuto continuarlo a farlo, e anche perché l'azienda non aveva più le condizioni come poterlo fare questo servizio. Appunto, perché ci siamo ritrovati senza mezzi. Ci siamo ritrovati senza mezzi e poi ci siamo ritrovati senza mezzi, ma già questo qua era a prescindere da prima, prima che succedesse questa problematica del coronavirus. Noi avevamo delle problematiche riguardanti i mezzi che giustamente l'azienda subito non poteva aggiustare se c'era qualche guasto, quindi ci siamo ritrovati con un parco macchine ridotto. Peraltro, appunto, di dipendenti, cioè chi è in cassa integrazione, non continua a non ricevere la cassa integrazione. No. Siamo stati, diciamo, tagliati fuori in tutti i settori. Non possiamo percepire non il reddito di cittadinanza, per dire, e nemmeno non stiamo percependo nemmeno la cassa integrazione, nemmeno un aiuto solidale da parte dei comuni, da qualche ente, perché noi risultiamo che stiamo percependo uno stipendio. Certo. Quindi siamo tagliati fuori da questa situazione. Abbiamo avuto tante promesse da parte della regione, da parte dell'azienda, però non ho... Però nulla di fatto. Dottor Crisafulli, riguardo appunto a questa, nello specifico, alla situazione dell'azienda Buda, cosa si sente di dire? Allora, purtroppo la situazione della ditta Buda ha una corresponsabilità da parte dell'ente concessionario, dell'ente regione, perché l'assoluta carenza dei controlli nei confronti delle aziende, ivi compresa la ditta Buda, e l'assoluta indifferenza con cui trattano questi argomenti. Praticamente c'è un ufficio di vigilanza che è inesistente, l'unico ufficio che funziona è l'ufficio pagatore della regione, perché l'unico atto che loro fanno è il decreto di liquidazione delle fatture, senza andare a verificare la bontà di quelle dichiarazioni rese dalle aziende, se le aziende hanno effettivamente effettuato i servizi, se le aziende hanno pagato gli stipendi, perché c'è un contratto di affidamento provvisorio. Provvisorio, si dice provvisorio perché inizialmente doveva durare 3 anni, però è durato già abbondantemente oltre i 3 anni, siamo quasi ai 15 anni, per cui quello che è provvisorio qui diventa definitivo. Quest'anno dovevano essere fatte le gare d'appalto per effetto di una norma europea, ma tutto è stato rinviato, anche a maggior ragione oggi con questa nuova emergenza. Però ripeto, un contratto di affidamento dove ci sono previsti obblighi, sanzioni e quant'altro, dove l'unica cosa che viene rispettata è il pagamento delle fatture. Tutto il resto è optional. Anzi, dietro nostra pressione, da un anno sono stati installati dei controlli sugli autobus, dei controlli satellitari, ma sempre per dare una parvenza di legittimità, perché l'assessorato può verificare se quell'autobus ha fatto quei determinati chilometri, ma non può utilizzare quel software che ha verificato quella illegittimità, ma deve andare a contestare all'azienda a posteriori. Quindi dopo deve andare a verificare fisicamente l'ingegnere dell'assessorato se quella corsa effettivamente passa o non passa. È chiaro che quel giorno che l'ingegnere va a fare quella verifica, il servizio c'è. Ora, noi ovviamente non possiamo avere contezza di determinate situazioni, però è chiaro che c'è un compromesso silente tra alcuni
componenti di questa situazione. Ora, la ditta Buda, se si trova in queste condizioni, si trova certamente per responsabilità dell'azienda, ma ci mancherebbe altro. Ma chi doveva fare i controlli? Dov'è? Dov'è? Non si vede mai nessuno. Allora, la ditta Buda, è vero che in questa situazione di emergenza stava svolgendo alcuni servizi, ma dal giorno 1 al giorno 9 di marzo, di aprile forse, li ha sospesi completamente, nell'indifferenza di tutti. Nessuno sapeva che questi servizi non venivano effettuati, tranne dopo che noi lo abbiamo segnalato, e allora sono stati ripristinati i servizi. Ma dico, in questa comunità, Giarrese, Pedemontana, Etnea, ma dove sono i sindaci? Dove sono coloro i quali devono controllare la legittimità dell'operato di queste aziende? Lo stesso assessorato che ha i satellitari, quindi i satellitari registravano che queste corse non c'erano. E vabbè, però non importa a nessuno. Qui ci sono in ballo 165 milioni l'anno, che se li dividono circa 120 aziende, chi più chi meno. Ora è chiaro che le piccole aziende soffrono di più e quindi cercano di arrangiarsi, le grosse aziende soffrono di meno, incamerano e se ne fregano altamente di quelli che sono i diritti non solo dei lavoratori, ma anche dell'utenza. Da lunedì noi vogliamo vedere cosa succede. Allora, in questa situazione di emergenza del coronavirus, alcune aziende hanno immediatamente sospeso i servizi che loro definiscono scolastici, invece no, sono servizi nel periodo scolastico, sono servizi pendolari, sono servizi finanziati dalla Regione Sicilia. Adesso la Regione Sicilia ha fatto un DPCM, chiamiamolo regionale, un'ordinanza del Presidente della Regione, dove garantisce alle aziende l'intero importo del corrispettivo, anche se i servizi sono ridotti. Questo implicitamente era perché bisognava garantire ai lavoratori, ivi compresi quelli della ditta Buda e SAG, la differenza tra quanto spettante dal fondo di solidarietà e quanto è la base paga. Però le aziende dicono no, i contributi sono i nostri, e voi andate, vi farete pagare dal fondo di solidarietà. Quindi hanno fatto le pratiche al fondo di solidarietà, prenderanno il 60-70%, mentre le aziende hanno incassato le somme per tutte le corse, ivi comprese quelle che non hanno fatto, ma non erano tutte da sospendere, perché il decreto del Presidente della Regione disponeva determinate cose che sono state violate. Ma chi dovrebbe controllare? L'assessorato. Ma l'assessorato a poco personale. Salvatore Proto, attualmente siete in sciopero, giusto? In sciopero. Da lunedì siamo noi attualmente, diciamo, in sciopero. Da lunedì si riapriranno i collegamenti regionali, poi dal 3 giugno poi si apriranno anche quelli fra regioni. E quindi lunedì, diciamo, che scenario prevedete? No, noi rimarremo fermi in quanto noi ancora dipendenti delle autolinee Buda aspettiamo una risposta sia dalla regione e una risposta anche da parte dell'azienda. Quindi da lunedì noi continueremo ancora lo sciopero. Allora, lo sciopero, posso rispondere io? Sì, dottor Crisabulli. Lo sciopero è dichiarato a oltranza da parte dei lavoratori per mancato pagamento di stipendi. La stessa commissione di garanzia, 3 giorni dopo la nostra, diciamo, comunicazione, ha chiesto all'azienda di conoscere tutte le mensilità arretrate, perché è chiaro che deve valutare il comportamento dell'azienda, perché noi non, in questo periodo non potremmo scioperare. Possiamo scioperare semplicemente perché c'è una corresponsabilità dell'azienda, cioè i lavoratori hanno una necessità, devono andare a lavorare con dei propri mezzi, devono sostenere le proprie famiglie. Quindi anche l'autoregolamentazione della commissione di garanzia a un certo punto non vale più nulla,
perché subentrano altre esigenze, le esigenze le primarie della famiglia di questi lavoratori. Ora, per quanto riguarda il discorso della ripresa del servizio, è chiaro che noi non riprenderemo che i lavoratori non riprenderanno servizio, e me ne assumo la responsabilità sindacale di questa azione, perché ci sono tante cose da verificare, e comunque c'è una dichiarazione da parte dell'assessore regionale dei trasporti che ha proceduto. Noi non abbiamo conferma, ma lui a mezzo stampa abbiamo saputo che lui ha proceduto alla revoca del contratto di affidamento a questa azienda, quindi si è alla ricerca di una nuova azienda per fare queste linee, quindi per affidare i servizi di questa azienda. Dopodiché molti mezzi di questa azienda sono scadute le assicurazioni, molti mezzi di questa azienda lasciano una certa perplessità sulla efficienza, e quindi abbiamo una grossa serie di tanti problemi, non è un solo problema. Il problema degli stipendi è stato sopportato da questi lavoratori, dicevamo, per 18 mesi, per 12 mesi, per 6 mesi, dopo dipende dalle esigenze, perché l'azienda cercava di tappare il buco per ogni singolo lavoratore in base alle proprie necessità e alle proprie aspirazioni. Però è chiaro che 18 mesi senza stipendio, questa è una vicenda che ho già vissuto circa 15 anni fa e che non avrei voluto rivivere come sindacato, anche perché ci sono delle persone, ci sono dei dipendenti di questa azienda che hanno 9 denunce dalle ex moglie per mancato mantenimento. Ci sono delle situazioni. Io, se martedì abbiamo deciso di intraprendere la strada dell'astensione a oltranza, è perché da parte di alcuni lavoratori mi sono arrivati segnali preoccupanti, e questi segnali preoccupanti li abbiamo in qualche modo stemperati con questa manifestazione dell'altro giorno, ma che non avranno una durata lunga, perché già ieri sono stato chiamato da altri lavoratori, perché ci sono esigenze personali e familiari che sono allucinanti. Persone che non prendono lo stipendio da 18 mesi, qualcuno ha la possibilità perché la moglie lavora o quant'altro, ma parecchie persone hanno anche le ex mogli che chiedono il mantenimento. Quindi è così, dottor Crisafulli. Noi dobbiamo andare a chiudere, e quindi a chiudere intanto chiedo a Salvatore Proto semplicemente la protesta. Abbiamo detto, quindi, lo sciopero proseguirà. Voi comunque chiarite che non cercate un appoggio da parte di nessuna fazione politica, quindi cercate semplicemente volete essere ascoltati come lavoratori, al di là appunto di qualsiasi colore politico. Sì, noi logicamente non cerchiamo in questo momento bandiera politica, però vogliamo che la regione prenda atto ancora di più di questa nostra situazione, gravissima situazione, e che risolva nel breve tempo possibile questo dramma, perché, come diceva bene prima Sergio, qui ci sono colleghi che hanno accumulato 9 denunce penali per non erogazione delle mensilità alle ex mogli, alle famiglie, e sono cose abbastanza gravi. Persone, colleghi che si sono dovute vendere la casa, colleghi che hanno chiesto un finanziamento, c'è chi glielo hanno accettato, c'è chi se l'ha visto respinto perché, come vedevano la busta paga della ditta, gli consigliavano direttamente di non andare avanti, di non mandarla avanti perché gli sarebbe stata bloccata. Quindi quello che noi innanzitutto ci scusiamo ancora oggi con l'utenza per il disagio creato, però non possiamo fare altrimenti. Bene. Purtroppo okay. Quello che vorrei dire semplicemente a chiusura. Sì, andiamo a chiudere, un commento finale. Sì, proprio per collegarmi a cosa ha detto il collega Proto, quello che stupisce maggiormente è il silenzio assordante dei sindaci della zona. Il silenzio assordante dei sindaci della zona. Ieri è passato un sindaco, il giorno che abbiamo protestato, è passato un sindaco, non si è nemmeno fermato, il sindaco di riposto
ha messo la marcia, anzi era infastidito che lo abbiamo fermato per 2 minuti, era infastidito che l'abbiamo fermato per 2 minuti, mentre i suoi cittadini sono senza servizio da 10 giorni e ci sono suoi concittadini che sono senza stipendio da 18 mesi, da 17 mesi e lui sta in silenzio. I sindaci hanno una responsabilità enorme in questa situazione perché devono garantire la mobilità dei propri cittadini e non lo fanno, ma non si interessano nemmeno di capire perché questi autobus non stanno viaggiando. Bene, speriamo insomma allora che questa protesta porti a qualcosa di concreto. Io ringrazio il coordinatore regionale FAISA CISAL Sergio Crisafulli e il rappresentante sindacale d'azienda Salvatore Proto per essere stati con noi ed averci esposto questa problematica che riguarda una grossa fetta di lavoratori. Grazie e ci risentiremo sicuramente. Grazie. Ringraziamo voi per il servizio. Buonasera. La disponibilità, tutto. Grazie. E allora, adesso cambiamo completamente argomento, andiamo alla parte ecco, di programma, l'appuntamento settimanale che è dedicato all'arte, alla cultura, soprattutto lo spettacolo, quindi la TV e il cinema, e lo facciamo con Giuseppe Patanè, che è collegato sempre dal suo studio di Fiume Freddo di Sicilia. Buonasera. Ciao, lo studio. Buon pomeriggio a te dal mio studio, mazza, è chiaro. Scusa, il tuo studio. Ricordiamoci, Rita, dimmi. Quindi, sei un opinionista, quindi, sei un opinionista, no? Quindi. Sì, ormai mi è rimasta questa nomina, spero che dalla prossima puntata venga eliminata immediatamente. Ecco, puoi sempre cambiare ruolo. Cioè, non... Va bene, allora, no, mi inserisco io dopo questa puntata fantastica con argomenti molto importanti, ti faccio i miei complimenti per tutti i servizi che sono stati realizzati, ho visto tante facce conosciute che saluto e anche naturalmente tutti i lavoratori che richiedono delle risposte. Infatti, che insomma per queste riaperture appunto del 18 maggio. Allora, con te invece andiamo a dare i consueti voti settimanali, la pagella quindi della settimana, a cui ormai non ci siamo abituati, e partiamo subito dal 10, sì, giusto? Passiamo, okay. Andiamo subito al 10, abbiamo praticamente uno degli eventi di questa settimana, e mi è accaduto ieri, e peraltro tu stessa mi dicevi che era bene ricordarlo. Ricordo sempre al tuo carissimo assistente, così come ha detto lui, che in realtà assistente non è, ma un bravissimo tecnico, di mettere in presentazione il video, così possiamo vedere meglio la grafica. Grazie. Allora, sì, parliamo di Ezio Bosso, che come sapete è attualmente un importante concertista, o meglio direttore d'orchestra e anche pianista, che ieri ci ha lasciato dopo una lunga malattia causata anche da dei problemi che naturalmente poi l'hanno portato ad una operazione, e poi c'è stata questa malattia degenerativa che lo ha portato anche alla morte. Sono stati tanti messaggi di cordoglio per questa perdita importante nel ramo culturale, il primo naturalmente anche lo stesso Mattarella, e quindi questo è un messaggio importante per coloro che vivono di musica e per coloro che vivono anche di arte. Proprio Ezio Bosso ha rappresentato con quel quid, o anzi quella voglia di vivere facendo sempre arte. Peraltro, Rita, non solo, appunto è bello ricordare Ezio Bosso, insomma noi volevamo un attimino fare un omaggio, il punto voleva fare un omaggio al maestro Bosso, perché lui è stato poi sempre un po' anche il simbolo di chi ha combattuto contro il pregiudizio sia da giovane, insomma lui diceva essere figlio di un operaio e che non era scontato che il figlio di un operaio diventasse un maestro, un direttore d'orchestra, e poi anche la malattia, perché diceva sempre che c'è il pregiudizio anche della malattia, chi guarda
prima la malattia e non la musica, e quindi è, possiamo dire, anche un esempio di vita, oltre che di artista, proprio di uomo. E noi volevamo, a proposito di TV, riportare un frammento dell'apparizione a Sanremo 2016, quando appunto fu si esibì con brano Following Bird. Vediamo. Allora, questo appunto, ti abbiamo rubato un pochino di tempo, perché Giuseppe, intanto l'abbiamo perso. Sì, no, devi scusare, si perde la connessione perché sono nel backstage da tempo, hai capito? Quindi okay. Si riscalda e cado. Quindi. Tempi, quindi. E ci piaceva insomma sottolineare, cioè evidenziare come a volte perdersi, come diceva appunto il maestro Bosso, sia importante anche per imparare a seguire, come diceva lui. Ti abbiamo rubato questo tempo un attimino. Vabbè, dopo questo bel ricordo. A me no, non mi ha rubato completamente nulla, anzi rientrava proprio nella rubrica di questa settimana, che diciamo interrompiamo un po' tutta la fase un po' non polemica, ma comunque assolutamente attuale, di attualità, che caratterizza naturalmente il tuo contenitore. Ma andiamo avanti con il voto numero 9, lo diamo questa settimana a Michele Bravi, un artista che sicuramente tu stessa conoscerai, è molto giovane, è stato uno dei vincitori di X Factor ai tempi, si presentò anche a Sanremo con un bellissimo brano, non so se ricordi, il Diario degli Errori, ci sono anche altri molti singoli molto, molto belli, diciamo che è un artista già che soltanto per la sua giovane età comunque molto maturo. Questo è Ezio Bosso, possiamo andare gentilmente al numero 9, vai a presentazione e poi da presentazione riusciamo a vedere gli altri voti, così possiamo andare avanti con con naturalmente i voti di questa settimana, sempre quello, quindi riapriamo. Vabbè, io vado avanti lo stesso in caso. Michele Bravi si ripresenta quindi dopo un po' di tempo e soprattutto dopo quello che è successo nella sua vita, penso che tu lo sappia, Rita ha avuto un periodo difficile che credo tuttora ancora caratterizzi naturalmente il suo stato d'animo, dovuto soprattutto a questo incidente che ha avuto e che ha portato anche alla morte di uno naturalmente dei conducenti, cioè della persona che guidava l'altra auto. Michele Bravi quindi esce da questo periodo, è stato ripresentato, si è ripresentato ieri nuovamente da Amici Speciali, nella nuova trasmissione di Maria De Filippi, e presenta questo brano molto intenso che si intitola La vita breve dei coriandoli. Quindi questa è la nuova hit praticamente di Michele Bravi. Non so se ci sono problemi per quanto riguarda il collegamento mio video. Ci sono dei problemi? No. Non riesco a capirlo. Comunque ci sono un po' di problematiche. Vabbè, lei invece è Maria
Io, tu mi senti perché non... No. Oh, io ti okay, sento. Mi senti? Vabbè, andiamo avanti, quindi dopo Michele Bravi questo nuovo singolo, invece il voto 8 lo diamo a Maria De Filippi. Beh, io ti vedo, ti sento poco, ma ti vedo, va bene. Diamo voto 8 invece a Maria De Filippi, Maria De Filippi con... Stiamo vedendo Maria che De vediamo Filippi. Adesso, infatti sì, il voto è dovuto a soprattutto... Ora non sì, ti stiamo sì. sentendo, un attimo. Maria De Filippi, sì, esattamente. Diamo voto 8 perché comunque è l'unica, possiamo dire, di Mediaset, al di là di Barbara D'Urso. Sì, ho problemi con il collegamento, come detto, perché si è surriscaldato il dispositivo, quindi se volete io esco e rientro eventualmente nuovamente. Allora, proviamo a fare così, sì. Allora, mentre... ritentiamo la connessione con Giuseppe Patanè, che oggi era l'avevamo presa, l'avevamo azzeccato al primo colpo, invece si è surriscaldato il dispositivo. Ricordiamo che dopo Giuseppe Patanè avremo anche un altro spazio dedicato alle riaperture e poi lo spazio che ritorna con la redazione sportiva e con Alfio Giuseppe Grasso. Allora, Giuseppe Patanè, quindi eravamo all'8. Maria De Filippi. Sì, facciamo veloce, non ti preoccupare. Allora, Maria De Filippi con Amici Speciali, lo diamo a Maria De Filippi semplicemente perché è una delle poche che in questo periodo di coronavirus non si è fermata cercando di dare naturalmente nuovo input alla TV, in questo caso ha proposto al di là dello spin-off, possiamo dire, di Uomini e Donne, poco riuscito, ma che comunque ha dato nuova linfa al nuovo Uomini e Donne che è cominciato ad andare in onda da lunedì passato. Infatti ci sono stati dei cambiamenti sia per quanto riguarda il trono dei giovani, che si è assemblato insieme a quello over, e sì, il fatto stesso è che lo spin-off è servito perché ha portato anche un po' di linfa alla trasmissione con le curiosità tra il corteggiatore mascherato, tra il 26enne che corteggia Gemma, quindi in definitiva non ha buttato via nulla, quindi anche quello l'è servito e ha giovato agli ascolti. Nello stesso tempo ha proposto adesso Amici Speciali, che è praticamente un 4 puntate di amici dove si riprendono magari uno dei migliori gli outsider, diciamo, delle passate edizioni. Tra questo caso c'è anche Michele Bravi e un altro artista preso dal web che è Random, loro semplicemente si sfidano per poter portare e raggiungere degli obiettivi che sono fissati dalla protezione civile, e quindi in definitiva sono 4 puntate di puro divertimento a scopo artistico, che consiglio molto per quanto riguarda soltanto i quadri di Giuliano Paperini, che ieri sera, devo dire, ha dato davvero il suo contributo come sempre. Molto bello, infatti ieri sera ho visto proprio il brano di Michele Bravi cantato per la prima volta in pubblico, con una messa in scena fantastica. Andiamo avanti con il prossimo voto di questa settimana, che è Adriana Volpe, il 7. Quello che dovresti fare tu, carissima Rita, andare al Grande Fratello Pip per avere, diciamo... Mi sto esercitando già col confessionale, no? Ti stai esercitando. Modalità, sì. Oh, brava. Adriana Volpe, perché da settembre, se tutto andrà bene, dovremmo vederla alla guida del contenitore giornalistico di TV8, nel contenitore come in definitiva Uno Mattina, insieme ad un altro bravo giornalista che proviene da Sky, quindi lei si occuperà di questo spazio al mattino. Si era pensato prima a Cristina Parodi, invece poi l'ha spuntata Adriana Volpe, quindi a lei diamo un bel set. Bene. Andiamo alla sufficienza. Andiamo avanti con il prossimo voto, se sono ancora in linea. Sì, ci sei. Ecco, lo diamo a Fiorello. Fiorello questa settimana ha compiuto 60 anni. Sì, lo so, la prossima settimana mi collego un minuto prima, se ci sarò. Con Fiorello, Fiorello questa settimana, come diceva, ha compiuto... 60 Dicevo, anni oggi, compie 60 oggi anni. Li compie 60 anni? Sì. Non so perché mi ricordavo ieri. Portati benissimo, naturalmente, come si può vedere. Oggi compie 60 anni, non so perché ero convinto fosse ieri. Compie 60 anni, benissimo, dico portati benissimo, peraltro sempre solito mattatore, con l'unica differenza che dice ogni anno che
che deve ritirarsi, anzi si vocifera che, o lui stesso dice che quest'anno farà il suo ultimo Sanremo, cioè farà Sanremo e poi si ritirerà dalle scene, cosa che dice spesso e volentieri, però poi lo ritroviamo sempre pronto a eventualmente affrontare nuove sfide, soprattutto se vengono richieste dalla RAI. Quindi la e poi andiamo avanti con il prossimo voto. È dettata dal fatto che non sia coerente? Non sento bene quello che dici. Dicevo, la sufficienza è data dal non essere coerente. Non mi senti? Giuseppe, mi senti? Non c'è più, è ricaduto. Allora, starà ritentando la connessione. Stavamo facendo un commento su Fiorella. A tal proposito, noi appunto facciamo i nostri auguri a Rosario Fiorello. Proprio ieri notte, ho visto anche degli auguri bellissimi di Catena Fiorello, che proprio faceva gli auguri al fratello Giuseppe, ricordando un episodio di Fiorello da bambino, quindi del suo essere stato sempre un gran lavoratore. Quindi dice, ti stavo dicendo prima che tu ricadessi, se la sì, per la mancata coerenza, sì, assolutamente, per la mancata coerenza, proprio questo. Allora andiamo avanti spediti, andiamo così avanti. Questo andiamo incubo avanti. Di oggi del collegamento viene meno. Allora andiamo al 5, che adesso lo troviamo. Continuiamo, eccolo con la qua che sta arrivando, c'è, questo è Fiorello, andiamo avanti, il prossimo, lo diamo a Benigni, perché Roberto Benigni, che sicuramente non avrà storto un po' il naso, sia con la mancata vittoria al David di Donatello la scorsa settimana come miglior attore non protagonista per Pinocchio, perché lo ha vinto invece Luigi Locascio. È stato molto divertente, diciamo, nonostante gli ascolti bassissimi del David Donatello, perché l'8% penso che Rai 1 lo rivedeva da tempo, e quindi questo fa un po' mal sperrare per la sorte dei David Donatello, però è stato molto bello vedere ad esempio in contemporanea le facce di tutti i pretendenti candidati in prima linea in webcam, che anche per il fatto di essere a casa un po' si lasciavano andare a delle reazioni più sincere. Quindi il primo tra questi, anche credo anche Lunetta Savino, che si vedeva benissimo che gli è rimasta molto male, che in quel caso vinse Jasmine Trinca come miglior attrice protagonista, e invece in questo caso si vede bene la reazione di Roberto Benigni, che è rimasto un po' deluso naturalmente alla mancata vittoria della statuetta, ma anche dagli ascolti della Dieci Comandamenti, scusate, perché ha fatto 3.000 speciali tutti sulla stessa scia, dei Dieci Comandamenti, che naturalmente non hanno brillato, perché come ogni settimana sapete che Ciao Darwin con le repliche il sabato sera va alla grande come se fosse una nuova stagione. Andiamo avanti con il prossimo voto, il 4. Questa è una serie nuova di Netflix, che riprende in definitiva il film Tre metri sopra il cielo, e anche naturalmente il libro Tre metri sopra il cielo di Moccia, dal titolo Summertime. Lo riprende, però è molto blando, diciamo, proprio il progetto, sia per quanto riguarda gli attori, che sono molto acerbi, sia per quanto riguarda un po' il contenuto. Inoltre è stato modificato tanto che si chiama Summertime proprio perché la protagonista ha il nome Summer. Mm-hmm. Quindi un gioco di parole, ecco, con una serie di Netflix young, che non tanto brilla naturalmente in qualità. Andiamo con il prossimo, andiamo al 3. Prossimo voto, il 3, a chi lo diamo? Ve lo dico io, il prossimo voto al 3, al 3, tutta la polemica legata a Silvia Romano, tutta la polemica che è legata a Silvia Romano, come sapete, ovviamente la volontaria che era stata sequestrata in Kenya, e tutte le polemiche, soprattutto social, anche da parte dei politici ed alcuni politici, anche analisti, in merito proprio al pagamento di eventuale riscatto e anche all'azione, direi tutte polemiche che stanno a zero e che soprattutto non rendono
non rendono bene anche in questo periodo Carazzismo. Quindi tutta questa fase legata alla polemica proprio di Silvio Romano e alla sua liberazione non può che prendere un bel 3. E il 2 a chi dà? E andiamo avanti con il prossimo voto. Abbiamo Eccoci, lo diamo a Barbara D'Urso. Perché diamo un bel 2 a Barbara D'Urso? Barbara D'Urso, come sapete, va ad oltranza sempre con le sue trasmissioni ormai da secoli. La Leonella D'Urso credo che sia una delle puntate, non so a quale puntata, alla 100ª, nonostante gli ascolti pessimi, non si sa per quale suo motivo le va davanti. Fatto sta che viene stoppata prima del solito quest'anno, sia a giugno, a maggio, sia con la Leonella D'Urso sia con Pomeriggio 5. Peraltro lei non la prende benissimo in virtù del fatto che la vita in diretta, a differenza degli altri anni, quest'anno la tallona con gli ascolti, quindi è un po', come si direbbe, alla Striscia Notizia attapirata. Ma nello stesso tempo non esce bene anche per tanti altri episodi, quello legato a Marco Carta, in cui abbiamo sentito un fuori onda dove come Rita Patanè quando esce fuori praticamente sfora, lei invece di mandare a quel paese, come ha fatto lei con Marco Carta, ospiti. Rita invece tu continua ad oltranza perché ti sembra giusto, dice possiamo poverini a quei poveri ospiti che abbiamo detto di venire o interromperli, no, quindi facciamo 5 ore di diretta, no. Barbara D'Urso invece c'è quel fuori onda con Marco Carta in cui Marco Carta non la prende benissimo, e poi loro nella puntata seguente hanno cercato di ridimensionare la cosa. Inoltre anche quel video per il suo compleanno, credo che abbia fatto 63 anni, in cui praticamente lei va in questo drive-in e si vede praticamente un video che dura peraltro tantissimo di tutta la sua vita, e naturalmente fa le sue faccette con tanto di pianti inesistenti, non c'è una lacrima che si versa. Ci sono dei bellissimi video anche di trash italiano, in cui si trash italiano, sai chi è Rita, vero? Certo. Rita, per favore, non mi perdere, non mi cadere su trash italiano. Trash italiano. In cui si vedono tutte le faccette di Barbara D'Urso sulle fasi di quarantena, inizio quarantena, cioè bellissimo, andato a recuperare su Trash Italiano. Invece diamo uno a una problematica legata praticamente sempre al coronavirus. Si parla in questo caso di sale feste, associazioni e tutte quelle attività che richiedono assembramento, scusate perché mi faccio contagiare da coloro che sbagliano scrivendo assemblamento e eppure è una parola diffusissima in questo periodo. Praticamente non ci sono alcune direttive, tanto che ahimè noi stiamo vedendo già, per quanto riguarda coloro che magari si occupano di queste attività, i primi locali sfitti da dover naturalmente a non, anche così come è stato con i ristoranti. Non ti sentiamo bene, aspetta, non lo so, magari però credo che sia per tutti poco chiara. Allora aspetta che togliamo la le direttive sono poco magari chiare per quanto riguarda eventuali riaperture, magari per quanto riguarda anche per quanto riguarda potrà mai riaprire con quali anche direttive. Allora, dicevi appunto che le direttive riguardo le sale feste, quindi sono poco chiare, e riguardo chiaramente poi tutto quello che ruota attorno all'animazione della festa, ci sono delle direttive poco chiare, come dicevi. Intanto ti sei scollegato per ritornare, voglio sperare. E, sì, appunto, si parla di riapertura a partire dal 18, anche per quello che riguarda tutto quello che ruota attorno agli eventi, alle feste. Però in che maniera, ci si chiede, giusto, in che modalità? No, non si può riaprire per quanto riguarda, noi stiamo parlando invece di un'altra.
di altre categorie, cioè ad esempio ci sono le cosiddette associazioni che praticamente si occupavano di intrattenimento per eventi, per i quali non è prevista ancora nessuna forma di riapertura, né ci sono delle direttive ben specifiche nel merito. Ti faccio un esempio, non riguarda soltanto le sale feste in questo caso, no. Parlavo infatti di tutto quello che ruota attorno al dicevo alle feste, anche quindi per quanto riguarda, come dicevi, quelle associazioni che si occupano, quelle che si occupano appunto di animazioni, perché stanno in qualche modo iniziando a ripartire, anche se non si può cominciare effettivamente da lunedì. E tu questo come lo sai? Tu sai di ripartenze? Non lo so, se lo stanno facendo buon per loro. Stanno preparando a ripartire. Ma preparare a fare cosa se non sappiamo quello che dobbiamo fare? Dico, si possono preparare, ma a fare che cosa se non sappiamo quello che dobbiamo fare? Quindi in definitiva, io credo che non si riaprirà mai, ti dico la verità, perché no, ma assolutamente, non vedo presupposti per una possibile apertura di queste attività, tra cui ad esempio anche le attività, le sale cosiddette giochi o i cosiddetti tutti i luoghi di assembramento, di socializzazione. E ti faccio l'esempio classico delle associazioni, ad esempio l'associazione Torre Rossa, dove si quasi utilizzato come centro diurno, dove ci sono grandi assembramenti anche di anziani. Quindi, non lo so, questo io credo che sia molto lunga la situazione e credo anche che verrà rimodulata anche la tipologia di eventi. Sicuramente. Ci saranno diverse modalità, però voglio dire, se da settembre si prevede la riapertura comunque delle scuole, secondo determinate modalità che sono chiaramente... Contingentata. Certo, così si farà, voglio dire, anche per altri settori. Però, insomma, ancora non lo sappiamo. Sì, ma capisci che praticamente una festa con 15 persone la fai a casa. Certo. Ecco, cioè diciamo che i costi non li riesci a coprire. Va bene, io con questo ti saluto per questa settimana. Ti ho fatto perdere con tutta questa scusa tutti gli ascoltatori che avevi oggi. No, fai bene. Spero che sono sempre attesi, quindi. Certo, cara. Ci risentiamo la prossima settimana. Un saluto, ciao a tutti. Alla prossima settimana, grazie a Giuseppe Patanè. E adesso appunto, parlando di riaperture e di poca chiarezza in certi casi per quelle che sono le linee guida della ripartenza, andiamo a vedere un altro servizio che stavolta riguarda la riapertura dei centri estetici e dei bar. Fra le categorie che riapriranno lunedì 18 maggio ci sono anche i centri estetici. Noi siamo venuti proprio in un centro estetico, quello di Alessandra Grasso, titolare di un centro estetico a Fiumefreddo e a Giarre, e a lei chiediamo se effettivamente lei e il suo staff sono pronti per riaprire lunedì. Allora sì, salve, noi siamo già pronti per poter riaprire le nostre porte alla bellezza con tutte le dovute precauzioni. Ci siamo giustamente forniti di parafiati nella zona delle mani. Giustamente le nostre clienti entreranno tutte munite di mascherina chirurgica, chi non fosse in possesso giustamente gliela forniremo noi. Abbiamo quindi ricreato uno spazio all'ingresso dove la nostra cliente come primo step dovrà igienizzare le sue mani, quindi non vogliamo guanti perché preferiamo che igienizzino le mani proprio davanti a noi. E daremo i copriscarpe per mantenere il nostro pavimento sempre sanificato, per poi comunque sanificarlo in ogni caso a mezza giornata e a fine giornata. E ulteriormente faremo accomodare direttamente la nostra cliente nella cabina, senza quindi fare sala d'attesa. Non potrà essere accompagnata, quindi dovrà presentarsi scrupolosamente da sola,
Con lei ci sarà solo un'operatrice, la quale giustamente avrà mascherina e anche dovuta visiera nel caso non ci sia una, non dico proprio una distanza, perché in realtà nel nostro settore giustamente non possiamo mantenere la distanza di un metro, ma se la cliente potrà rimanere con la mascherina indossata, noi possiamo restare solo con mascherina. Nel caso la cliente dovrà rimuovere la mascherina per fare un trattamento viso o per fare una pulizia del viso, sicuramente quindi in quel caso il rischio comunque aumenta per noi e anche per la nostra cliente. In quel caso noi operatori indosseremo oltre la mascherina anche la visiera protettiva, quindi stiamo cercando di adottare tutte le misure di sicurezza, tanto che abbiamo deciso anche di creare un'entrata e un'uscita diversa, così che la cliente che entra, se magari in qualche secondo vicino dovesse entrare la altra cliente, non si scontreranno mai tra di loro. Voi, Alessandra, vi sentite sicuri e pronti soprattutto a poter ricominciare? Peraltro è stato veramente poco il preavviso che vi è stato dato per l'apertura, però so che avete già provveduto a sanificare i locali e sapete chiaramente come farlo poi autonomamente, come hai appena detto, a metà giornata e a fine giornata. Sì, allora noi abbiamo già sanificato i nostri locali attraverso una ditta specializzata che ci ha quindi rilasciato il certificato, però poi abbiamo giustamente seguito un corso specifico per la sanificazione che ci permette quindi di dosare le giuste quantità di prodotto specifico per poter sanificare l'ambiente autonomamente, perché comunque oltre che sanificare l'ambiente, comunque anche i pavimenti, da cliente a cliente prima di farle entrare giustamente andiamo comunque a igienizzare e sanificare il lettino, la lampada, tutto quello che comunque viene toccato dalla nostra cliente. Noi pertanto quindi siamo comunque sicuri per ripartire e infatti siamo pronti, siamo qui. Una volta che potremmo aprire vogliamo continuare a rimanere aperti e proprio per questo ci siamo messi a disposizione tutti i dispositivi per poter aprire in sicurezza. E tra l'altro anche per quanto riguarda la sezione appuntamenti, per evitare che la nostra cliente venga all'interno del nostro centro per prendere l'appuntamento, abbiamo sia la prenotazione online oppure possono tranquillamente telefonare. Ci saranno dei servizi che verranno, che non potranno essere svolti o tutti quanti i servizi, quindi dai massaggi al trucco, ceretta, insomma, potranno tutti quanti essere regolarmente eseguiti? Allora, possiamo eseguire un po' tutti i servizi come centro estetico, però all'interno delle nostre strutture, visto che abbiamo a disposizione sia la sauna che anche l'idromassaggio, queste sono le uniche cose che non potremmo al momento fare, perché da protocollo ci vietano al momento di utilizzare bagno turco, sauna e vasche idromassaggio. In conclusione, una riflessione magari o un auspicio che possiamo dire per il futuro, come ti senti di poter affrontare il futuro? Beh, allora, io sicuramente sono veramente molto positiva per quanto riguarda il futuro, perché sono sicura che tutti noi comunque metteremo in atto tutto quello che c'è da fare. Noi siamo pronte appunto a rispettare le regole, quindi se tutti rispettiamo le regole, sicuramente io vedo che il futuro sicuramente sarà migliore, quindi ritorneremo ad abbracciarci e a stare vicini come prima. Infatti io dico sempre, è vero che saremmo coperti da una mascherina, ma la nostra accoglienza sarà sempre molto calorosa per i nostri clienti. Lunedì 18 al via anche alla riapertura di bar e ristoranti. Ci troviamo con Tina Sindona, uno dei titolari di una storica pasticceria di Fiume Freddo e nonché bar. E quindi anche voi ripartirete con la riapertura al pubblico, perché già avevate riaperto con l'asporto, ma dal 18 maggio si aprirà nuovamente al pubblico. Il tempo per organizzarsi è stato, possiamo dire, poco, perché voi insomma sapevate di dover ripartire i primi di giugno, quindi
Voi, insomma, come vi sentite in questo momento? Allora, noi già siamo pronti. Abbiamo messo i decoratori sul banco, abbiamo messo il disinfettante all'ingresso, abbiamo il disinfettante per mani e tutto quanto. I tavoli saranno distanziati da 2 metri ognuno per ogni tavolo, per accogliere 2 clienti per ogni tavolo, a 2 metri, giustamente. I pasticceri diranno il distanziamento uno dall'altro del 2 metri e tutto quello che sarà poi che daranno la conferma di quello che ancora magari non si sa, noi faremo. Quindi, come vediamo, avete già sistemato dei separatori in plexiglass, come detto. I dipendenti, di quanto li quanto, diciamo, quanti dipendenti in questo momento avete? Avete dovuto ridurre necessariamente dei dipendenti? Sì, per il momento ce ne sono 6 fuori. Quindi speriamo che, come riprendiamo, diciamo, la normalità, di poterli rifare di nuovo rientrare e farli lavorare, ragazzi. Che noi ci teniamo ai nostri ragazzi a tenerli a casa, però è stato un pochettino brutto. In questo momento voi lavorate a pieno regime, quindi tutti quanti i prodotti che normalmente fate nel bar, nella pasticceria, li potete realizzare tranquillamente. Chiaramente non c'è nessun prodotto chiaramente che non può essere realizzato. Nel laboratorio invece come sono organizzati? Noi facciamo tutto, diciamo, al momento, su ordinazione. Facciamo, quindi non stiamo facendo tutto quello che facevamo prima. Laboratorio sì, ci sono 2 metri per ogni operaio, perché ce ne abbiamo 2 per ora, quindi 2 sono sotto cassa integrazione e 2 stanno lavorando, quindi ci sono le distanze l'uno dall'altro, anche più di 2 metri, quindi di là siamo a posto. Come lavorano? Come? Laboratorio. Mettere la mascherina, mettere i guanti, disinfettarsi le mani. Come bene o male siamo da questa parte, solo che gli fanno il lavoro di produzione e noi quello vendiamo. Bene o male le disposizioni sono queste. Poi sempre ripeto a dire, quando saremo al 100%, che sapremo quello che c'è da farsi, completiamo il discorso, perché per ora siamo tutti un po' in aria, quindi vediamo cosa succede. Avete delle linee guida chiare per quanto riguarda l'organizzazione dei tavoli dentro la sala? Che è 2 metri, poi se di più o di meno non lo sappiamo, tra un tavolo all'altro sì, quindi dovremmo levare un po' di tavoli, dove magari ora c'ho 12 tavoli ce ne saranno 6, dove ce ne sono 6 saranno 3, 2, dipende l'impostazione che avremo dei tavoli da mettere, poi uno dall'altro. E all'interno di un tavolo potremmo stare... 2 su 2 metri. 2 per tavolo. 2. Perlomeno è così. Per quanto riguarda i componenti dello stesso nucleo familiare, invece? Allora, riguardo a questo, siamo pure un pochettino che dicono che non possono stare il nucleo familiare nello stesso tavolo. Devono stare 2 in un tavolo e 2 in un altro tavolo. Nel nucleo familiare, come ripeto, non ha senso fare questo. Quando stanno a casa, io qua devo metterli separati. Per quanto riguarda invece quello che poi è l'aspetto economico, voi avete risentito della crisi economica, nonostante diciamo il locale sia vostro, però ci sono comunque tante spese e una diminuzione consistente degli introiti. Molto. Un 70% sicuramente fino adesso. Sempre l'introito sarà nettamente meno, perché le persone sono meno, dove c'erano prima 50 persone ce ne saranno 25, quindi non sarà lo stesso. Giustamente dovremmo vedere un pochettino anche poi vedrà tutto sul personale, prendere personale o meno, quindi lì magari, essendo che siamo con meno, diciamo, introiti, ci sarà meno pagamenti per i ragazzi, quindi un pochettino di difficoltà le troveremo. Sentite di aver bisogno di maggiore chiarezza proprio in queste disposizioni, ecco, da parte del governo? Certo, sicuramente, perché ancora non è stato chiaro. Dicono che mandano i soldi ai ragazzi e non ne mandano, dicono che fanno questo e non ne fanno. Non c'è serietà in questo governo che c'è adesso. Noi come partita IVA ancora ci devono mandare i soldi e quindi... I ragazzi ci devono mandare la cassa integrazione, quindi non sono state, diciamo, quello che hanno detto non l'hanno fatto fino adesso, ha quasi 3 mesi, quindi siamo
perché io sempre ripeto, perché sono sempre per i ragazzi, per il futuro, per andare avanti i ragazzi, perché noi bene o male ci siamo un pochino fatti, ma i ragazzi ancora si devono, e quindi ho veramente desiderio che i ragazzi mi ritornino di nuovo qua dentro e andiamo meglio come adesso. E questo era insomma un po' come si stanno riorganizzando bar e centri estetici per questa ripartenza che è stata anticipata rispetto insomma a quando era prevista, quindi rispetto ai primi di giugno. E andiamo adesso a video collegarci con il nostro ultimo ospite, oddio che poi collaboratore possiamo dire, della redazione sportiva, Alfio Giuseppe Grasso. Buonasera Alfio. Ciao Rita, ciao a tutti. Mi sono sentito tirato in causa un sacco mentre sì. Aspettavo, perché avete parlato di parrucchieri o i capelli lunghi, di estetista e ho le sopracciglia da fare, di bar e mi è venuta fame perché è quasi ora di merenda, quindi diciamo che ecco, mi hai saputo. Okay. No, altro no, ho finito, anche perché io mi occupo di sport e questi due mesi diciamo sono stati poverissimi infatti, questo. In questo momento appunto di zero sport giocato si può parlare più di politica sportiva e quello di cui parli oggi è proprio una questione che ha tenuto banco questa settimana e quindi che è stata la maretta fra Antonio Spadaro e Giovanni Spinella. Sì, allora intanto diciamo subito che maretta ovviamente è un termine che utilizziamo per accorciare i tempi, ecco, per brevità, perché una delle prime cose che Antonio Spadaro ha voluto sottolineare è stata proprio quella di non fare polemiche. Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo un po' com'è la situazione. Dunque, come in tutti gli organi diciamo federali, c'è una gerarchia, c'è il presidente della regione, il presidente di nazionale e poi ci sono i vari referenti provinciali. Il referente provinciale della provincia di Catania, appunto, inquadrato, diciamo così, Antonio Spadaro, che era già dirigente del Basket Giarre, la squadra di pallacanestro di Giarre, per l'appunto. Cosa succede? In data 20 aprile, poi facciamo la ricostruzione, in data sì. 20 aprile lui, in qualità appunto di delegato provinciale, ha mandato una mail a tutte le squadre, i presidenti, i referenti di ogni squadra della provincia, per chiedere appunto delle idee, degli spunti di riflessione da poi dare al presidente della FIP, che è la Federazione Italiana Pallacanestro Siciliana. Una cosa che si fa di solito, ma che soprattutto in questo momento che dicevamo di assenza totale di sport, è una puntata basata sulla ripresa, no? Delle cose, delle attività. Ecco, anche lo sport prima o poi dovrà riprendere, è uno dei grandi temi, dei macro temi, diciamo. Le grandi domande, certo. Esatto, di questo Covid, diciamo solo per il calcio, perché gli altri sport hanno già deciso di chiudere le cose e non rischiare più, il calcio è ancora da parlare. Comunque si parla appunto, si vuole provare a pensare al futuro, anche a piccolo termine, a breve termine, e quindi Spadaro ha mandato questa mail. Alcuni hanno già risposto subito, in attesa di altre risposte. Nel frattempo, qualche giorno dopo, viene organizzata una video call, una chiamata appunto in videoconferenza di alcune società, iniziata da Giovanni Spinella, che anche lui conosciamo perché è presidente di un'altra società di pallacanestro della nostra zona, ovvero la Libertà. Non se lo ricordavo. Esatto. Perché? No, io le cose le do tutte, non è che c'è. No, dico, lo vediamo. Esatto, lo vediamo. Eccolo qui, la Libertà sul fiume freddo, praticamente con gli stessi temi. Perché giustamente è un punto importante, ripeto, delle decisioni future, ma anche a breve termine. Il fatto però è che questa videoconferenza era stata poi
era organizzata per stilare, come appunto è stato fatto, una lettera di proposte da inoltrare direttamente, che è stata inoltrata direttamente a Petrucci, che è il presidente della Federazione Nazionale. Quindi c'è stata una sorta di scavallo di gerarchie, tra virgolette, diciamo così. E per le tempistiche si è anche pensato, alcune società hanno pensato che questa videoconferenza l'avesse organizzata proprio lo stesso Spadaro. Quindi c'è stata questa sorta di misunderstanding totale che ha creato una sorta di incidente diplomatico, che però è rientrato, perché era sì appunto diplomatico, ha dato fede al suo nome ed è stato diplomatico. Tanto è vero che per brevità di tempo abbiamo sentito, io ho sentito soltanto Spadaro, anzi, qualora lo venisse a sapere, sarei contento di sentire anche, diciamo, l'altra campana, ovvero Spinella, per capire bene cosa è successo. Oggi o al massimo domani verrà inoltrata da Spadaro direttamente al presidente della FIP Sicilia una lista di programmi, di proposte, che però sono collimate sia tra quelle, diciamo, trovate e cercate da Spadaro, sia con quelle uscite fuori dal documento della videoconferenza di Spinella. Quindi comunque in qualche modo un'unione di intenti c'è stata, ma sicuramente in due mesi di sport completamente assente, questa settimana ha regalato questo piccolo incidente diplomatico, e quindi ci siamo tutti gli organi di stampa del settore si sono buttati a pesci su questa cosa. E quindi, parlando delle nostre zone, peraltro di due figure comunque vicine, visto che parliamo spesso tanto di basket giallo quanto comunque di Libertas Piume Freddo, mi ci sono buttato anch'io. Ecco. E quindi poi la prossima settimana sì, continueremo, nel senso, non è successo nulla, non è chissà che cosa, però ecco, anche per correttezza, credo che qualora lo volesse, una chiacchierata con il presidente Spinella si possa assolutamente fare, però ecco, siamo lì, abbiamo sentito l'odore e ci siamo fiondati, ma è inevitabile. Per quanto riguarda gli altri sport, come detto, insomma, per adesso c'è poco da dire sostanzialmente. Sì, c'è poco da dire, anche perché in questo caso si tratta, al massimo si pensa alla programmazione futura, alla stagione che verrà, perché ripeto, tolto il calcio, ma nelle nostre zone io metterei anche il calcio, tutti gli sport si sono ufficialmente fermati. Quindi non si giocherà più, se si riprenderà comunque a settembre, ottobre, quando è giusto, quando da calendario sarebbe comunque successo. In quel caso si dovrà vedere tutta una situazione che in quest'estate inevitabilmente noi seguiremo da addetti ai lavori e da appassionati, per capire tutta quella questione di promozioni e retrocessioni che ci saranno per forza di cose, perché una volta che hai bloccato i campionati comunque qualcosa dovrà portare, quindi o si congela la situazione di promozione e retrocessione, oppure si fanno d'ufficio e a quel punto apriti cielo, ecco, per usare proprio un termine sportivo, perché a quel punto tu sei in balia, ecco, di quello che decide l'ufficio, appunto, e quindi potrebbero esserci comunque dei ricorsi, delle situazioni, ecco, che inevitabilmente potranno cambiare la faccia dei prossimi mesi sportivi, e che in questi mesi di non sport daranno sicuramente di che parlare. Bene, noi ringraziamo allora Alfio Giuseppe Grasso per essere ritornato con noi, e quindi lo ritroveremo sicuramente, ripartiremo anche in questo senso, anche con la redazione sportiva, e cercando di capire quindi poi quali saranno via via le nuove modalità di organizzazione, anche semplicemente delle SD, delle associazioni sportive, esatto. Giusto per capire. Anche perché anche loro sono colpite come tante altre, ci sono società sportive che sono veramente a conduzione familiare, e quindi già una situazione come questa, che magari ti toglie gli ultimi mesi di partite anche per i più piccoli, quindi magari l'ultimo mese di mensilità, perché si sa che le scuole calcio, scuole basket vivono, scuole pallavolo vivono di mensilità, e una volta che mancano questi introiti
anche questo, anche a questi livelli, soprattutto ai livelli più piccoli e più bassi, ha dato problemi. Bene, grazie. Allora, Dalfio Giuseppe Grasso, la prossima volta forse lo ritroveremo con barba e capelli fatti. Sicuro, sicuro, la barba è fatta perché ce la faccio, per i capelli non mi sono permesso. Non mi sono permesso. Da lunedì riaprono, quindi prossimo sabato ti ritroveremo anche col taglio. Grazie alla redazione sportiva rappresentata da Dalfio Giuseppe Grasso. Buonasera. Grazie a voi, buonasera a tutti, ciao Rita. Questo era l'ultimo intervento di questa 18ª puntata del Punto. Abbiamo fatto chiaramente un po' il punto sulla riapertura, sulle ripartenze, non senza trascurare gli appuntamenti consueti della settimana. Io vi ricordo che potete seguirci, potete seguire la trasmissione anche sui nostri canali YouTube, sia del Punto.web che di 01TV. Ringrazio per il supporto tecnico Salvo Faro alla regia, Giuseppe Faro e Giuseppe Le Cause per 01TV. Grazie e buon fine settimana.